Eccoci qua, noi siamo pronti, molte cose da raccontarvi, i nostri inviati sono sguinzagliati in mezzo Italia e vedo tra l'altro Sappino che sta parlando con Renzi, ma insomma poi più avanti capiremo anche cosa si sono detti e poi c'è Schiesari, continuiamo a raccontarvi di quello che sta accadendo nelle case di riposo, una strage francamente, solo così mi viene da definirla e poi c'è ancora la nostra Elena Testi che è in Lombardia e vedremo anche lì qual è la situazione, mentre si discute tanto di fase 2, torna a trovarci Morrone, il professore che risponde alle vostre domande. Cominciamo con Cerasa e Monsignor Domenico Sigalini. Vi aspetto tra poco, pochissimo. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà. Buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon pomeriggio a tutti. Allora, la Pasqua si avvicina e poi cosa succederà? Comincia o non comincia questa fase 2? E come comincia questa fase 2? Si potranno riaprire alcune attività e se sì, quali? In quale maniera torneremo alla nostra vita? Ovviamente ci sono una serie di ipotesi. Certo è che i contagi diminuiscono, ma sono sempre molti. I numeri sono sempre molto alti, così come sono alti i numeri relativi ai decessi, e allora gli esperti consigliano la massima prudenza. Adesso andiamo subito in Lombardia, dove di sicuro la fase 1 non è finita. Elena Testi. E infatti, a proposito della fase 1, è arrivato il ministro Boccia, Francesco Boccia e Angelo Borrelli, che in questo momento sono impegnati in una videoconferenza con i sindaci della Lombardia per capire a che punto è il contagio. E vi faccio vedere, perché qui dovrebbero scendere tra poco, fare un punto con la stampa. Chiaramente è una conferenza stampa ai tempi del coronavirus, come vedete siamo tutti distanziati, però prima di entrare ha detto, prima di parlare di fase 2 dobbiamo capire come stanno procedendo le cose in questa regione. Quindi in Lombardia la fase 2 ha fatto capire probabilmente avverrà più tardi, ma comunque oggi Milano è una Milano diversa perché si è risvegliata con alcuni cantieri aperti, 70 in tutto il comune, e dopo vi porteremo a vederne uno perché chiaramente ci sono misure di sicurezza molto più stringenti. E infine vi darei il bollettino che vi do ogni giorno, sono purtroppo aumentati i contagi in questa regione. A fronte, hanno spiegato l'assessore al welfare Giulio Gallera, di maggiori tamponi e si parla di 1.089 contagi, quindi purtroppo torna il numero 1.000. E infine il bollettino più triste, quello dei decessi, sempre tanti, 238, e dall'inizio della crisi in questa regione arriviamo a 9.772 morti. Allora, molti decessi hanno a che vedere con le case di riposo. Noi ve lo stiamo raccontando da diversi giorni. Per noi è un tema al quale guardare con grandissima attenzione, perché nelle case di riposo quello che è accaduto è una strage. Sta succedendo qualcosa ancora mentre noi parliamo, ancora emergenza mentre ne parliamo, e ormai sono giorni che ne parliamo. Apritemi, Alessio Schiesari. Sì, Tiziana, ben trovata. Sono a Campagnano Romano, quella che vedi alle mie spalle è l'RSA Santa Maria del Prato. Siamo qui per raccontare quello che hai detto tu, hai utilizzato la parola strage, una parola forte, ma è la parola giusta per raccontare quello che sta accadendo nelle residenze per anziani un po' in tutta Italia e anche nel Lazio, che altrimenti avrebbe dei dati tutto sommato abbastanza confortanti. Allora, perché siamo venuti qui a Campagnano Romano? Questa mattina sono stati effettuati i tamponi in questa residenza per anziani perché ieri ci sono state riscontrate 5 positività tra gli ospiti e il personale medico. Questa mattina sono stati fatti 60 tamponi, 61 per la precisione, ma qui a 40 al personale che lavora all'interno e 20 agli ospiti, ma gli ospiti in realtà sono 100, quindi sono stati testati solamente le persone che hanno avuto dei sintomi benché lievi.
Le persone che non hanno avuto sintomi non sono state testate, si aspettano 24 ore per avere i risultati, ma intanto abbiamo visto, ci avevano detto dalla ASL, da qui non si entra e non si esce oggi, e invece non è così, perché l'avete visto forse quando ci avete aperto il collegamento pochi istanti fa, il personale torna a casa, torna dalle loro famiglie, vediamo se riusciranno tutti quanti a casa in attesa del tampone a rimanere in quarantena. Certo, ieri 5 positivi su 15 tamponi eseguiti fa pensare che i numeri potrebbero essere abbastanza o molto, molto gravi anche qui, e poi si vedrà che cosa fare. Lo ricordiamo, sono tante le RSA che sono state evacuate in questi giorni nel Lazio, proprio ieri è stata terminata l'evacuazione di una casa di riposo a Ponte Milvia, poi Nerola, Fondi, la Papa Giovanni XXIII, insomma il fronte qui nel Lazio è veramente... il cuore del problema sembrano essere le residenze per anziani. Allora, ci vediamo più avanti, Alessio, e poi c'è il tema del contagio economico con gli industriali che fanno sentire la loro voce, che dicono bisogna ripartire. L'Italia e l'Europa, oggi è ancora una giornata importante da quel punto di vista, e c'è un titolo shock francamente del quotidiano tedesco Die Welt che dice: la mafia aspetta i soldi da Bruxelles, i soldi dell'Unione Europea. E questo ci dice bene della temperatura che c'è in questo momento, dei rapporti di forza che ci sono all'interno di questa comunità che si chiama Europa. Nel frattempo l'Italia fa i conti con i decreti fatti e con quelli da fare, e oggi si vota in Senato il Cura Italia, i 25 miliardi, Luca Sappino. Sì, Tiziana, sono sotto il Senato e devo confessarti che un po' quasi mi mancava stare sotto il Senato per aggiornarvi sul voto di fiducia, e mi mancavano anche le polemiche, perché si rompe oggi in maniera speriamo non definitiva la pace tra maggioranza e opposizione. Le opposizioni infatti hanno appena dichiarato tutte nelle dichiarazioni di voto che si sono appena concluse dentro il Senato che non voteranno il decreto Cura Italia, quello del 17 marzo con i 25 miliardi, su cui il governo ha posto invece la questione di fiducia. Dentro però si litiga ancora, perché la bollinatura della ragioneria sulle coperture del decreto è arrivata proprio all'ultimo secondo, anzi oltre probabilmente, come sostiene Calderoli, che vorrebbe riportare tutto, della Lega Nord, che vorrebbe riportare tutto in commissione. Ma insomma, da qui a qualche minuto dovrebbero cominciare le operazioni di voto, che sono interessanti da raccontare, perché per la prima volta si svolgeranno in una modalità a rate, a segmenti. I senatori sono stati divisi in 7 gruppi, più o meno di 50 l'uno, ed entreranno scaglionati, per l'appunto, un gruppo ogni intanto 10 stiamo minuti. Vedendo le immagini dell'aula, il distanziamento, le mascherine, i guanti. No, lo racconto per chi ci segue da casa, queste sono le immagini della seduta di oggi. Prego, prego, Luca. Esatto, sono immagini girate dai senatori stessi. Io quelli che ho visto hanno quasi tutti la mascherina, però le mascherine sono state un tema di dibattito interno all'aula. La Russa, ad esempio, ha accusato di essere un untore un senatore del Movimento 5 Stelle che aveva a suo dire una mascherina non conforme. Viceversa, i senatori di Fratelli d'Italia hanno indossato delle mascherine di stoffa tricolori al momento della loro dichiarazione di voto contro un decreto che per loro tradisce gli italiani. Devo dirti però altre due cose, perché mentre qui si sta per cominciare il voto, a Palazzo Chigi è in corso una riunione tra i capi delegazione del governo sul nuovo decreto di contenimento del Covid, quello che diciamo dopo il 13, cosa potremo fare dopo il 13 e nei prossimi mesi. E poi un'altra cosa, abbiamo intercettato poco fa, l'avete visto credo nell'immagine, il senatore Matteo Renzi che usciva dal Senato, rientrerà anche lui, mi ha garantito, per votare la fiducia. Io gli ho chiesto fondamentalmente un giudizio, due cose. Il primo è un giudizio sull'Europa, lui mi ha detto che sui cordoni della borsa europea, diciamo, lui mi ha detto che si illude chi spera di poter usare questa crisi per far naufragare l'idea del patto europeo. Dice Renzi, l'Europa deve fare di più, ma ricordiamoci che se non fosse stato per l'intervento della Banca Centrale Europea noi probabilmente già saremmo in una crisi più nera, l'Europa sarebbe già finita. E poi sulla fase 2, perché il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha insistito di nuovo
sui tempi per questa fase 2. Lui dice dobbiamo far riattivare, fa suo l'appello degli imprenditori del Nord, dobbiamo riattivare il prima possibile le imprese e anche le scuole, perché l'ho interrogato su una delle, diciamo, dei rumors che girano qua attorno ai decreti Palazzo Chigi, cioè le scuole riapriranno almeno a settembre, perché comincia ad esserci questo punto interrogativo. E forse dice, anche come per le imprese, no, spero con condizioni particolari, alcuni sì, alcuni no, qualcuno che continua a fare le lezioni online, insomma, se ne dicono tante sulle scuole, poi via via capiremo esattamente cosa è vero e lo distingueremo da cosa vero non è. Intanto grazie Luca, so che poi però ci vai ad aggiornare su quello che sta succedendo alla Romanina, no? Sì, diciamo, ricordiamo lo stabile occupato dove vivono 540 migranti e stanno cominciando a salire il numero dei contagiati da Covid. Fino a ieri erano solo 2, oggi siamo già a 8, ne sono stati trovati nuovi 6 casi positivi. Grazie a Luca Sappino, ci ritroviamo più avanti. Saluto Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Ben trovato Cerasa. Grazie, ben trovati voi. Allora, mi dite se c'è Monsignor Sigalini. Arriva tra un minuto. Benissimo, adesso poi quando arriva lo salutiamo. Quando Torsinger fa così vuol Siamo dire che quasi. Tra un po'. Cerasa, le pressioni degli industriali da una parte, le resistenze anche su indicazioni degli esperti, no? Gli esperti dell'epidemia che raccomandano la massima prudenza, e sembrerebbe che Conte sia orientato a confermare per altri 15 giorni il blocco così come lo conosciamo oggi. Poi ovviamente avremo conferma di questo. Però lei nel suo editoriale di oggi, ce l'ho qua, dice curare l'Italia senza farla morire. I populisti non sono solo i rigoristi e fa riferimento a dei nuovi populismi. Me li racconta? Ma intanto la fase che stiamo vivendo in questo preciso istante ci dice due cose. La prima è che le misure di contenimento del contagio stanno funzionando e di questo dobbiamo essere felici e anche orgogliosi, perché in questo mese e mezzo l'Italia ha dimostrato di essere un paese più responsabile rispetto a qualunque previsione, anche la più rosea. E in questa seconda fase però, in cui dobbiamo necessariamente pensare a come curare l'Italia senza farla morire, occorre ripensare onestamente alla riapertura, perché non è più un tema che si può rimandare chissà di quanto tempo ancora. Non è soltanto una questione economica, è una questione di resistenza della struttura di un paese, perché se dovessimo essere prudenti fino in fondo, l'Italia dovrebbe restare chiusa fino al prossimo anno, fino al 2021, fino a quando non ci sarà un vaccino, perché fino a quel momento tutti siamo a rischio, dovendo invece comunque fare i conti con la necessità di tenere un paese in vita, oltre a tenere le persone in vita, occorre trovare un compromesso, e all'interno di questo compromesso vedo che ci sono due spinte pericolose, populistiche entrambe. La prima è quella europea rigorista, che considera la mutualizzazione di un qualsiasi debito come un grande affronto per l'identità dell'Europa, e penso al caso olandese. Il secondo populismo però è anche quello italiano, che considera qualsiasi forma di prestito che può essere fatto... Il famoso MES, la parola MES che non si può pronunciare. Sono due parole diventate tossiche nel dibattito politico europeo. E poi c'è un altro populismo, secondo me molto grave, che è il populismo di chi sta cercando di mettere il benessere economico e anche, se vogliamo, il capitalismo e se vogliamo anche la struttura industriale del paese con la salute delle persone. Questo è un qualcosa di pericoloso. Cioè in contrapposizione? In contrapposizione, sì, perché diciamo l'idea che l'Italia possa riaprire con molta calma, senza preoccuparsi delle ripercussioni che questa chiusura ha sulla economia di un paese, da qualcuno viene vista, da un pezzo di sindacato per esempio, come quasi un capriccio del capitalista che non può restare... Che guarda solo al profitto e non si occupa della salute dei suoi operai o dei suoi dipendenti. No, mi è chiara l'osservazione, Cerasa, però... Le chiedo, davanti ad un virus che per noi è stato sicuramente uno tsunami fino a questo momento, no? Che è arrivato e ha messo in crisi il sistema sanitario e ha mietuto un numero incredibile di vittime,
è necessaria comunque una quantità alta di prudenza ed è necessario affidarsi in qualche modo senza cedere, diciamo, totalmente, però ascoltare con attenzione il consiglio degli esperti, o invece no, o invece è la politica che governa a prescindere e può ignorare il consiglio degli esperti? Io penso che in questa fase deve subentrare anche la politica, perché diciamo il riaprire è un tema che non riguarda direttamente gli scienziati, i medici e gli esperti di virologia, ma riguarda strettamente la politica, perché come dicevo prima è evidente che per poter mettere in sicurezza al 100%... Sì, no, capisco il ragionamento, ci vorrebbe talmente tanto tempo che è ovvio che bisogna trovare un compromesso, mettiamola così. Sì, e secondo me la questione è osservare per esempio quello che fanno altri paesi, perché io penso a un paese come la Germania, che ha registrato un numero di contagi molto importante, siamo a circa 100.000, ma in tutto il paese ha riscontrato un numero di morti che è pari alla provincia di Brescia, lo ha potuto fare perché ha un numero di posti in terapia intensiva che è 4 volte superiore all'Italia, quindi l'Italia dovrebbe provare ad avvicinarsi il più possibile a quel tipo di numero, ma lo ha fatto anche mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro. Se voi vedete i calcoli che vengono fatti sul consumo energetico, la Germania nell'ultimo mese ha avuto un calo tra il 5 e il 6% di consumo energetico, mentre l'Italia tra il 40 e il 50%. In Germania si lavora e si lavora con delle misure di sicurezza che forse dovrebbero essere quelle che l'Italia dovrebbe prendere. Sì, poi bisogna vedere se siamo in grado, però ci torniamo anche su questo punto. Nel frattempo ho il piacere di salutare Monsignor Domenico Sigalini, Vescovo Emerito di Palestrina, ben trovato. Buongiorno a tutti, ben trovati. Come sta? Ma io penso di sopravvivere per adesso, sono nell'età della scrematura, come diceva Johnson, e spero di star bene. Speriamo anche noi. Alessio, mi dici per i social che giornata è, poi torno da Monsignore. È una giornata di polemica, la seconda consecutiva legata alla politica che viene mossa dalle conseguenze economiche, ma non solo, del contagio da Covid-19. La copertina, la prima pagina di Die Welt è al primo posto in tendenza su Twitter, la mafia aspetta una pioggia di soldi dall'Unione Europea, il ministro Di Maio ha usato parole molto dure, ha detto la cancelliera Merkel si dissoci, ma sono tantissime le dichiarazioni e le interazioni, non solo di esponenti politici. E poi altro hashtag in tendenza, la russa, lo ha ricordato prima Luca Sappino, le immagini del Senato. Untore. Esatto, col senatore di Fratelli d'Italia che ha dato dell'untore a un parlamentare 5 Stelle, non si capisce a chi si rivolga, però il riferimento è alla tipologia di mascherina. E poi su Twitter sta camminando, qui siamo alla sezione cultura, farci compagnia attraverso le immagini via social, un hashtag nuovo che è bianco e nero, casa lettori. Io ho scelto questa immagine che è stata postata da delle stancati, l'avete riconosciuta, il Guernica di Picasso, immagine simbolo della guerra civile spagnola, ma sono tantissime le immagini, le foto in bianco e nero. Questo tiene compagnia agli internauti oggi. E poi il messaggio, la foto diventata virale di Bebe Vio, super campionessa paralimpica di scherma, teniamo duro, orgogliosa di essere italiana, io resto a casa, e si vede Bebe Vio avvolta nella bandiera tricolore. Allora, Monsignor Sigalini, in questi giorni diciamo ci siamo abituati ad una triste contabilità, no? Contiamo i decessi, contiamo i contagi. Parliamo spesso in questo studio dei tanti medici, dei tanti infermieri che hanno perso la vita. Parliamo un po' meno dei tanti preti, che anche loro sono in prima linea. Allora volevo dare la possibilità a lei di spendere una parola prima di andare in pubblicità, perché mi sembra corretto, no? Sì. Perché insieme alle tante persone che stanno facendo la loro parte ci sono sicuramente i preti. Ecco, ci sono parecchi preti, già c'è un articolo sull'Avvenire, quello di oggi, che fa il calcolo, più di 100 sono morti. Evidentemente ci sono dentro delle persone che hanno un grande spessore, altri che hanno lo spessore tipico della vita di un prete, perché sono sempre dentro in mezzo alla gente. Io, per dire che sono vescovo emerito, vado a fare la Pasqua in un paesetto di 200 abitanti, dove forse stanno collegati in 20, ma per far capire che noi siamo lì ancora nella loro chiesa ad aiutarli ad incontrare il Signore. Anche se tutti sappiamo fanno
un po' fatica a non partecipare, ma hanno capito molto bene che prima c'era che di tutto la carità, prima del turismo, della navicella o dei culti. E quindi c'è anche da parte dei preti, abbiamo pagato anche noi insomma la nostra partecipazione sentita, perché ci dispiace la nostra gente con la quale abbiamo vissuto, penso a un prete che ha 20 anni, 30 in una parrocchia, che adesso non riesce più neanche a salutare i suoi, che deve correre di qua e di là, che aiuta, che fa in modo che le realtà sociali si interessino, che distribuisce con la Caritas tutto quello che si può per portare da mandare alle persone che sono sole. Insomma, mi pare che noi soprattutto vogliamo unire questa Pasqua, che è un passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, e quest'altra invece che è passaggio dal Covid-19 alla salute. Sono due Pasque, ma che vanno servite ambedue con grande intensità. Allora, a proposito di chi porta aiuti, Alessio, mi ricordi la nostra raccolta fondi? Possiamo aiutare tutti insieme, noi e voi, laddove noi sta per la 7, Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Questa è la raccolta di fondi, un aiuto contro il coronavirus. Il codice IBAN per le donazioni lo vedete nel cartello, fotografatelo o andatelo a cercare sui siti e sulle piattaforme social di La 7, Corriere e Gazzetta. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio, sono con noi Claudio Cerasa e Monsignor Domenico Sigalini. Cerasa, riparto da lei. Da qualche giorno i dati a proposito del contagio sono dati rassicuranti, poi lo diciamo sempre con prudenza, però sono dati che ci dicono che il numero dei contagi, la curva dei contagi ha preso una direzione, sembra diversa, anche se rimangono comunque tanti contagiati ogni giorno e tanti i decessi. A fronte di questo, in un battibaleno sono comparse le inchieste. È inevitabile in questo paese le inchieste per la gestione dei territori, le inchieste per le case di riposo. Poi sulle case di riposo ci arriviamo più nel dettaglio. Diciamo che a fronte di reati sospettati è inevitabile che la magistratura in qualche modo si interessi. Un altro conto è il tifo affinché vi sia una sorta di mani pulite 2.0, e questa volta l'espressione mani pulite tra l'altro si adatta bene ai tempi. Eh sì, perché c'è pure Gerardo Colombo, diciamo, esatto, che si occupa del Pio Albergo Trivulzio, cioè c'è evidentemente un qualcuno che soffia sulla possibilità che vi sia nella riapertura del paese un circo mediatico giudiziario con una fortissima impronta giustizialista che vada a risolvere alcuni problemi della politica con l'uso della magistratura. Questo è francamente un qualcosa di non accettabile, e non vuol dire non vedere che ci sono state evidentemente delle cose che meglio che non hanno funzionato, soprattutto in Lombardia. Significa augurarsi che nella nuova fase dell'Italia la politica faccia la politica, la magistratura faccia la magistratura, e che non ci sia la volontà di arrivare a utilizzare la magistratura per fini politici, per battaglie politiche. Sigalini, è passato un mese esatto, sì, no, dal primo decreto di chiusura, un mese in cui, sì, ci siamo scoperti vulnerabili, in cui ci siamo sentiti smarriti. Il Papa nella preghiera in San Pietro ha detto ad un certo punto che abbiamo pensato di vivere sani in un pianeta malato. Ecco, che cosa dobbiamo tenere a mente di quello che stiamo conoscendo oggi, quando sarà finita, cioè domani, il domani che arriverà? Ecco, io credo che nella sua disgrazia, nella sofferenza che ci sta dando questa epidemia, questa pandemia, veramente ci mette a nudo anche con la nostra coscienza. Adesso il passaggio sicuramente che va dal Covid alla salute deve diventare un passaggio dalla cattiveria alla bontà, se non volete che usiamo la parola peccato, dalla cattiveria alla bontà, perché di cattiveria ne abbiamo scoperta tanto dentro di noi in questo tempo. Ci siamo accorti di quante cose trascuravamo, per esempio il rispetto del creato ce l'abbiamo sulla coscienza tutti,
per esempio il dialogo con le persone del territorio concreto, l'aiuto a tutto il volontariato che l'hanno trascurato, che non possiamo fare a meno perché siamo autosufficienti, ma chi è autosufficiente in questo mondo? E quindi vedo che... Quindi questo dovremmo ricordare, il valore di dare senso all'altro, che in questi giorni sentiamo assai forte, no? Assai presente. Esatto, perché la tua vita non puoi farla più da solo, non sei autosufficiente in niente, anche se credi di avere quattro cose di più dal punto di vista tecnologico, ma quello non ti salva. E Alessio, che succede? Un altro invito da tenere bene a mente, secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è quello di restare a casa per Pasqua. Il governatore poco fa ha detto i numeri di oggi sembrano confortanti, si va verso un'ulteriore attenuazione del trend negativo, però è sempre un miglioramento relativo, lo ricordiamo, per cui è bene stare a casa. Eh sì, perché per evitare... poi c'è sempre questo problema, sì, no? Che appena abbassi la guardia cominciano le persone a infatti sono ad aumentati uscire. I controlli per anche violazioni tra le più disparate. Poi una notizia che arriva dalla Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel in una videoconferenza con il gruppo parlamentare della CDU avrebbe ribadito il suo no ai corona bond, quindi no a una mutualizzazione del debito a livello europeo, lo riportano fonti di stampa tedesche. E questo a proposito di comunità, a proposito di attenzione all'altro, no? Cerasa, andiamo esattamente in questa direzione. No, vabbè, è ovviamente una battuta, però lei prima diceva ci sono i nuovi populismi, uno è questo, no? Uno è che non si può dire la parola corona bond così come non si può dire la parola MES. Però le voglio chiedere, in aggiunta a questo, ha fatto discutere la proposta ieri di Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, che dice che bisogna far rientrare i capitali italiani nascosti all'estero per ripartire. E vanno reinvestiti nelle imprese che soffrono. La mia domanda è facile facile, stiamo parlando di fantascienza? Ma non è del tutto fantascienza, anche perché negli ultimi anni, seppur in forme diverse, l'Italia ha più volte promosso uno strumento che non è esattamente adatto a questo tipo di idea, un'idea speculare che è quella della voluntary disclosure, e quindi è un modo per far entrare in Italia in qualche modo capitali che non erano stati direttamente dichiarati. Comunque penso che la fase delle prossime settimane sarà molto legata al tema della liquidità, evidentemente, liquidità per tutti quanti, per i singoli lavoratori, per i cittadini, per le imprese e per tutti. Anche il dibattito europeo, che è diventato davvero un dibattito tossico, è legato appunto a in che modo l'Italia può avere dei soldi. Ora, bisogna anche dire che il dibattito sugli eurobond è un dibattito interessante, ma è anche comprensibile che non si riesca a fare in due settimane quello che non si è riuscito a fare in vent'anni, perché è uno strumento complicato. Sì, diciamo che i tempi rispetto agli eurobond non sono esattamente compatibili con i tempi dell'emergenza, no? Quindi bisogna trovare... Esatto. Forse anche però, nei singoli paesi, le forze per rialzarsi. E però mi verrebbe anche da dire che è un po' ingiusto accusare l'Europa di essere immobile rispetto al semplice tema dell'Eurobond, perché nell'ultimo mese l'Europa ha allentato il patto di stabilità, ha rivisto i parametri di Maastricht, ha creato un fondo a 100 miliardi. Insomma, non è che nulla si sia mosso, questo dice Cerasa. No. Non è così, l'Europa può fare di più, non è sufficiente quello che ha fatto, ma ciò che ha fatto finora era necessario e qualcosa ha fatto onestamente. Che succede, Alessio? Ci sono ancora dei problemi al Senato per il maxi emendamento sul quale è stata messa la fiducia al decreto Cura Italia, i famosi 25 miliardi. La Presidente del Senato Casellati ha riaperto la seduta dicendo però che le sono giunte notizie sul fatto che la Commissione Bilancio non è ancora stata riunita per visionare il maxiemendamento bollinato dalla Ragioneria, quindi ha convocato la Presidente Casellati la conferenza dei capigruppo che si svolgerà in aula e la seduta è stata nuovamente sospesa, quindi si ritarda. Quindi la seduta è sospesa, si era detto che ci sarebbe stato il voto entro le 3, ma sono le 3 meno 9 minuti. E adesso c'è la conferenza dei capigruppo. Gruppo, quindi i tempi. Slitterà tutto quanto. Beh, diciamo che Cerasa, che impressione le fa? È come se tra l'altro quello spirito di collaborazione di cui tanto si era parlato, in realtà è durato 5 minuti e poi
appena ragioni di fase 2, cioè di come far ripartire il paese, parte la guerra, arrivano i coltelli. Diciamo che chiudere tutto è una decisione umanamente difficile, ma tecnicamente e politicamente facile da prendere, perché si tratta appunto di tirare giù le serrande. Nel momento in cui devi riaprirle è evidente ed è anche naturale che si vada a creare una divisione politica tra chi vuole utilizzare dei soldi per assistere semplicemente le persone in difficoltà e chi vuole invece utilizzare i soldi per cercare di far ripartire l'economia. È proprio uno scontro culturale profondo e violento. Senta Cerasa, prima di salutarla, nel frattempo mi dicono che abbiamo un problema col collegamento con Monsignor Sigalini e mi dispiace molto, però prima di salutarla Cerasa, c'è una vicenda sulla quale noi stiamo da giorni, perché francamente insomma, mette un po' i brividi, è abbastanza inaccettabile, ed è quella delle case di riposo. Adesso al di là anche lì delle inchieste ci diranno i buoni, i cattivi, chi ha sbagliato, però diciamo... Che cosa ci racconta del paese? Che cosa ci racconta delle debolezze che noi avevamo e che in qualche modo stiamo scontando tutte con il coronavirus? A me, diciamo, la storia delle case di riposo colpisce da due punti di vista. Il primo punto di vista non riesco ad approfondirlo fino in fondo perché non ho gli elementi sufficienti per poterlo analizzare ed è capire fino a che punto c'è stato del dolo nel portare nelle case di riposo delle persone che avevano il Covid. Da quello che si capisce oggi, quando le persone sono state portate nelle case di riposo ammalate, non si sapeva ancora che erano ammalate di Covid. Ma la seconda questione è più culturale, riguarda, diciamo, l'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle morti degli anziani. È come se ci fosse un sentimento crudo e brutto, quasi eugenetico, cioè quasi come se ci fossero delle persone più sacrificabili delle altre, sì, quasi come se una morte di una persona di 70 anni fosse quasi meno drammatica della morte di una persona più giovane. Io penso che le vite siano tutte quante da rispettare in qualsiasi forma queste si presentino, e il fatto che ci sia quasi un senso di sollievo quando si sente che il morto diceva, non è però un aveva 80 anni, certo. È chiaro quello che lei intende dire, anche se devo dire che noi abbiamo misurato in questo studio che forse nei primi giorni era un po' così, cioè ci dava sollievo, si sentiva un generale sollievo dinanzi al fatto che il virus sembrava colpire soprattutto le persone oltre una certa età, e poi invece via via questo sollievo è venuto meno, anche perché quando noi parliamo delle case di riposo abbiamo una reazione da parte del pubblico che ci dice che invece c'è grande smarrimento davanti al fatto che tanti nostri anziani stanno perdendo la vita. Cerasa, grazie per essere stato con noi, grazie davvero, spero di rivederla presto, passi una buona Pasqua. Grazie anche a voi. Saluto alla distanza, senza poterlo vedere, Monsignor Sigalini, al quale pure auguro una buona Pasqua. Facciamo entrare Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano, il nostro professore che risponde alle vostre domande, e saluto Stefano Zurlo del giornale, benvenuto Zurlo. Buongiorno, buongiorno. Si vede sempre di più, Zurlo, che non frequentiamo più i barbieri, eh? Io lo dico così, solo come informazione, ci andremo, un dato, diciamo, andremo di cronaca, mettiamo. Ci andremo. Allora, Alessio, ricordiamo, esatto, ci andremo, i numeri per chiamare il professor Morrone. In attesa dei tutorial su internet per i capelli. Per fare i capelli, sì, da soli. Sì, sì, che sarà il mio prossimo business. il numero per chiamare il professor Morrone, 06 01 90 80 96. Invece per interagire su Twitter, l'hashtag avete già cominciato a scrivere, quindi lo conoscete, è l'esperto chiedo. Ci state chiedendo già in tantissimi se ci occuperemo delle case di riposo. Tiziana lo ha anticipato, sì, tra sì, poco arriveremo anche a quello e ne parleremo in riferimento a tutta Italia, non soltanto la Lombardia, perché ci chiedono anche questo. E ricordiamo il numero dei contagi, Alessio? Questa è la mappa a livello globale, 1,5 milioni, poco meno, di persone nel mondo si sono infettate, hanno contratto l'infezione da Covid-19, ne sono guarite 332.000 e morte poco meno di 90.000.
In Italia la situazione sono attualmente positive, il dato aggiornato al tardo pomeriggio di ieri, ve lo ricordo, 95.262 persone, rispetto al giorno prima l'incremento è stato più basso, soltanto dell'1,3%, ma ripeto, sono numeri che quando parliamo di miglioramento ci richiamano a un senso relativo del termine, non assoluto, perché i decessi sono 17.669, 26.500 circa sono le persone che sono state dimesse o che sono guarite. Allora, professor Morrone, qui oramai si ragiona soltanto di riaprire. Piovono numeri perché si dice il 18 di aprile, ma no, il 4 maggio no, forse il 16 maggio. Ora, la domanda che le faccio io è, possiamo pensare di riaprire mentre abbiamo una media di 600 morti al giorno e si può parlare di una riapertura scientificamente corretta, date queste condizioni? No, intanto prima abbiamo detto, quelli sono numeri, ma prima parlavate... Perché poi c'è pure tutto il sommerso, parlavate diciamo. Non è una casistica clinica, sono persone. Noi non possiamo accettare ancora 600 morti ogni giorno di persone, che siano anziani o giovani, è poco importante, però non possiamo accettare questo. Accettare la morte dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari è inaccettabile. L'unico punto, secondo me, molto importante è il numero ridotto di persone costrette alla terapia intensiva o in rianimazione. Quello è il numero più bello che io ogni volta leggo quando noi diamo questi numeri. Perché ci dice che anche per chi si ammala ci sono diverse garanzie, no? Sei accudito in un altro modo, hai la possibilità di essere curato, che è una possibilità che ad un certo punto sembrava venire meno, no? In quelle fasi possiamo sperimentare, tutti i farmaci sono stati già accettati dall'AIFA come farmaci da sperimentare. Ovviamente in terapia intensiva fondamentale rimane l'ossigenazione. Perché io non la voglio tirare dentro la questione politica, però voglio sapere se scientificamente è ipotizzabile, corretto pensare ad una riapertura con questi numeri. Si può pensare di programmare, in questo momento non possiamo riaprire, mi pare evidente. Assolutamente, dal punto di vista scientifico, il tema non è riaprire, il tema è ridurre ulteriormente i numeri. Cioè, quei numeri non sono ancora accettabili e certamente non ci fanno pensare a riaprire oggi. Zurlo, invece, a lei chiedo la questione politica e voglio sapere, intanto in un titolo, poi entriamo dentro la questione, quanto è pronta la nostra politica alla fase 2? Ma è molto difficile rispondere perché non è ben chiaro in che cosa consiste questa fase 2 se non nel fatto che appunto si voglia riaprire. Su questo c'è molta confusione nella classe politica, forse anche nei tecnici. Ci sono, da quanto ho capito, due comitati scientifici che lavorano su questo, uno al Ministero, uno del Governo. Bonomi, quindi uno dei leader della Confindustria, il probabile futuro leader di Confindustria, insomma di Asso Lombarda storicamente a Milano, quindi delle imprese, dice che lui stesso fa molta fatica a ragionare. Allora, la classe politica è dilaniata nei vari contrasti tra maggioranza e opposizione, tra Milano e Roma, tra il centro e la periferia, tra un ministero e l'altro. E quindi qualcuno un po' furbescamente tenta delle fughe in avanti o indietro, che è la stessa cosa, e mi sembra che manchi un po' una visione. A me quello che spaventa sono due questioni tra le tante. Ripeto, muovendoci ovviamente, lo ridiciamo ogni volta, ma tocca ridirlo umilmente, su un terreno inedito, complicatissimo. Il professore ne sa più di noi e può confermare che è tutto molto complicato e difficile. Però, anzitutto, abbiamo una grande confusione più che sulla fase 2, sulla fase 1, cioè quello che viviamo oggi. Io anche oggi ho intervistato imprenditori che aspettano questo benedetto decreto, che aspettano certo, i soldi. Certo, poi si tratta di capire quello che abbiamo già fatto, se sta funzionando oppure no. Certo. Cioè, perché già quello sarebbe già fase 2, 3, 4, cioè potremmo raccontare le storie dei voucher con il PIN che viene mandato ancora un pezzo per telefono, un pezzo ti arriva per posta tra 10 giorni, quando parliamo di voucher da prendere al volo, come si prendeva uno ski lift sulle piste da sci, e siamo ancora a questi meccanismi labirintici, contorti. Farraginosi. Allora, sai, parlare di fase 2 quando non funziona la fase 1, cioè oggi pomeriggio che siamo qua, è un po' complicato. Aspetta un attimo, Stefano, aspetta un attimo che c'è un'agenzia che Alessio mi chiede di... Sì, che coniuga fase 2 e emergenza sanitaria. Apposta ha intervistato Maurizio Casasco di Confapi, piccole e medie imprese, quindi. Ai tamponi pensiamo noi,
ma si riparta il 20. Test a tutti i lavoratori, a casa i più fragili, alle aziende serve liquidità anche a fondo perduto, allungare fino a 15 anni i prestiti. Vabbè, e qui ovviamente siamo nell'ambito delle proposte, c'è, l'abbiamo già detto, c'è un pezzo del paese, ci sono le quattro Confindustrie del Nord, ad esempio, che spingono per far riaprire. Però poi ritorno da Zurlo, ma siccome vedo in collegamento Arianna, che adesso vi presento, vi voglio dire che nel frattempo, come diceva Zurlo, qui ancora non si capisce bene com'è la fase 1 e la fase 1 dal punto di vista sanitario è tutt'altro che finita, come ci ricordava Morrone. Ogni giorno siamo costretti ad aggiornare il numero delle vittime di questa epidemia. Dietro quel numero, diceva sempre Morrone, ci sono delle persone, ci sono delle famiglie, ci sono degli affetti. E allora vi mostro una foto, chiedo alla regia di farmi vedere la foto in cui ci sono Vincenzo e Anna Esposito. Vincenzo aveva 57 anni, eccoli qua, Anna ne aveva 55, avevano un negozio a Napoli, erano praticamente inseparabili. E con noi oggi c'è Arianna, che è la figlia di Vincenzo e Anna, e alla quale va veramente il mio grazie per essersi collegata con noi. Buon pomeriggio, Arianna. Buon pomeriggio a voi. Senta, so che le foto dei suoi genitori sono tutte stropicciate, me lo spiega perché? Sì, perché mio figlio me le chiede sempre a modo suo, perché è piccolino, ha 16 mesi. E le tiene sempre tra le mani, se le bacia, le saluta. E allora si sono sciupate, però è un bel modo, sì, per essere sciupati. Sì, sì, no? Sì. E lei ha perso i suoi genitori nell'arco di una settimana, cioè sua madre, sì, è morta il 24 marzo e suo padre il 1 aprile, mentre era ricoverato in terapia intensiva a Loreto Mare perché positivo al Covid. So che lei ha deciso di parlare perché, malgrado insomma il dolore che non voglio neanche immaginare, perché insomma è arrabbiata ed è arrabbiata soprattutto per come è stata trattata sua madre. È così, Arianna? Sì, è proprio così. Perché purtroppo nessuno ci ha aiutato, nonostante le varie chiamate che abbiamo fatto al 118. L'unica cosa che ci dicevano è di chiamare quando mia mamma non avrebbe più respirato bene, nonostante noi dicevamo i problemi che c'erano, i sintomi che le aveva, la febbre a 40 già da vari giorni. Perché prima si era ammalato suo papà e poi si è ammalata anche sua mamma, solo che suo papà è stato portato in ospedale mentre sua mamma avete fatto fatica a farla ricoverare, giusto? In realtà si sono ammalati insieme nello stesso giorno, però mio padre mostrava sintomi più gravi rispetto a mia madre. E quindi è stato portato subito in ospedale. L'ultima volta che lei ha visto sua mamma, che giorno era? È stata il 24 marzo, che poi è la data del suo decesso. E come stava? Lei già stava male da vari giorni, però quella mattina sveglio che aveva già le labbra viola, era tutta in viso e ci disse che quella notte non era riuscita a riposare perché la tosse era molto forte e lei si sentiva un senso di soffocamento. E quindi noi decidiamo di chiamare subito il 118, visto che c'era stato detto che qualora non avesse avuto respiro normale li dovevamo contattare subito. Però quando li chiamiamo quella mattina, la prima cosa che ci viene chiesto è di parlare con lei a telefono per sentire la situazione com'era. E loro hanno ritenuto che mia mamma aveva solo un leggero affanto, niente di importante. E mi chiesero l'età di mia madre a telefono e quando noi gli abbiamo detto che e aveva sua mamma era giovane perché aveva 55 anni, quindi magari questo per paradosso non l'ha aiutata perché hanno ritenuto che fosse giovane e quindi più forte. No, ci chiesero l'età di mia madre. Noi quando abbiamo detto che aveva 55 anni ci hanno detto che per loro era impossibile che una persona a 55 anni avesse problemi respiratori. E dopo un po' di vari litigi telefonici ci hanno riagganciato al telefono. E voi che avete fatto? Intanto le posso chiedere, Arianna,
Sua mamma era in grado di parlare, era in grado di dirle quello che sentiva, quello che provava? Era spaventata? Molto spaventata, e lei faceva molta forza anche per noi, diciamo, per non farsi preoccupare, ma noi vedevamo che lei era anche un po' assente mentalmente, pure quando ci rispondeva non era lucida. E lei cercava di mostrarsi forte per rassicurarci, però... Cioè, ha fatto la mamma fino all'ultimo, Arianna? Sì, veramente ha fatto la mamma fino all'ultimo. Quando è uscita di casa, nonostante lei non si sentiva bene, nonostante la situazione era molto grave, mi ha rassicurata lei a me. Senta, quando è uscito di casa significa quando finalmente è arrivata un'ambulanza, è corretto? Diciamo che dalla prima chiamata al 118, avvenuta alle 9:30 del mattino, con le varie attese telefoniche che erano lunghissime, sono tutti i centralini incassati, sono arrivati alle 5 del pomeriggio. E quindi l'hanno portata in ospedale e praticamente è morta quel giorno stesso? Sì, praticamente quando noi cercavamo di contattarli per quella giornata, nelle varie chiamate ci dicevano, una volta ci dicevano che gli ospedali erano in una situazione tragica, per cui era meglio restare in casa. Un'altra volta ci dissero che potevamo tamponare con una bombola di ossigeno che dovevamo procurarsi da soli, e in più senza nemmeno assistenza di montaggio, senza sapere quanto ne serviva o come serviva metterlo. Noi non sappiamo niente. Beh, chiaramente in una condizione che non eravate in grado di gestire da soli, no? Lei questo dice? Esattamente no, sì. Senta, Arianna, questo succede, abbiamo detto, il 24 marzo. Non bastasse, poi arriva la notizia di vostro padre, che muore il 1 di aprile, giusto? Sì. Vostro padre è morto certamente di Covid. Per sua madre, invece, Arianna, lei ha avuto la conferma che era Covid? Nonostante mia mamma sia morta il 24 di marzo, ancora oggi, che siamo al 9 aprile, non abbiamo avuto la risposta di questo tampone, che ci è stato detto che l'hanno fatto dopo il decesso all'ospedale. Però non ne avete avuto notizia? Ancora no. Senta, lei insieme a suo marito e a suo figlio, che ha, mi ha detto, quanti mesi? Ha 16 mesi. 16 mesi. Insieme al suo bimbo e a suo marito, lei viveva con i suoi genitori? A voi lo hanno fatto un tampone nel frattempo? L'hanno fatto dopo tantissime insistenze nostre, di chiamate varie alla ASL, ed è arrivato il 31 marzo, quindi dopo 6 giorni dalla morte di mia madre, mentre a mio marito e a mio figlio è arrivato il 4 aprile. E siete? Io sono negativa, però le risposte di mio marito e mio figlio ancora non arrivano. Non sono ancora arrivate. Nel frattempo voi siete stati in isolamento in queste settimane? Sì, noi siamo stati in isolamento noi l'abbiamo fatto dal giorno 20, che è il giorno dopo in cui mio padre è risultato positivo. Chiaro. E chi vi sta aiutando, Arianna? Le chiedo scusa, però immagino che sia una situazione complicata anche economicamente, no? Molto complicata, perché noi abitiamo con i genitori, appunto, perché purtroppo il lavoro è quello che è, e quindi loro ci aiutavano in tutto. E i suoi genitori, lo dicevo prima, erano commercianti e non so, magari il loro lavoro andava anche bene, però diciamo è un momento nel quale non si lavora e non si guadagna. Quindi come state facendo? Fortunatamente nel mio quartiere, la mia famiglia, per come potevano nel loro piccolo, mi hanno aiutato tantissimo con la spesa per noi e soprattutto per mio figlio, perché da parte dell'ASL, di chi si doveva, perché penso che qualcuno si doveva interessare anche di questo,
non è nemmeno mai arrivata la domanda a dire: ma tuo figlio il latte ce l'ha? Senta, sapendo Arianna, le posso chiedere una cosa? Siccome, diciamo, io non riesco neanche bene ad immaginare che cosa significa perdere la mamma, poi il papà, nel giro di una settimana, tra l'altro con la rabbia di vederli malati, di vedere la mamma che via via peggiora e non poter far nulla, no? Non so, credo che lei abbia un sacco di rabbia e che questa rabbia tenga a bada persino il dolore, cioè sia oltre il dolore, perché mi colpisce il fatto che lei sia così lucida. Forse è proprio il desiderio di gridare forte che c'è stata un'ingiustizia grande? Sì, perché ci tenevo a dire questa cosa, quello che io c'ho sempre bene a mente. Sono le parole di quando chiamavamo al 118 e ci dicevano: finché la signora non ha problemi respiratori non possiamo fare niente. Quindi io sono del parere che se oggi siamo così e muoia così tanta gente è proprio perché le cose non vengono fatte. Perché non funziona bene, c'è qualcosa nel meccanismo che evidentemente non funziona. Sì, perché mia mamma non ha ricevuto il tampone nonostante mio padre fosse ricoverato in terapia intensiva ed era positivo. Chiaro. La mamma è prima morta e il tampone non l'ha avuto. Arianna, grazie per essere stata con noi, grazie davvero. Grazie a voi. E Alessio, noi come sempre abbiamo cercato di capire dall'altra parte cosa è successo, come ci siamo mossi. Sì, la nostra Rosa Praticò ha mandato una mail, tra l'altro molto lunga, sia all'ospedale sia all'ASL Napoli 1, cui fa capo la gestione del 118. Possiamo anche vedere, eccole qui le mail che Rosa ha mandato, sono molto lunghe, sono molto dettagliate, si rifanno al racconto che ha fatto Arianna. Abbiamo chiesto un riscontro, per ora non abbiamo ricevuto risposta, come sempre siamo disponibili a registrare anche le posizioni degli altri. Siamo qua e ci farebbe assai piacere avere un riscontro, credo che farebbe piacere soprattutto ad Arianna. Zurlo, non le chiedo il commento su vicende che francamente anche per pudore, no, si fa fatica a commentare. Però certo c'è un tema, noi continuiamo a parlare di ripartire e diciamo no, bisogna mappare il contagio. Qui abbiamo ancora il problema che i tamponi non vengono fatti. Tamponi alla moglie di una persona che è in terapia intensiva per Covid. Cioè, forse quando parliamo di riaprire dobbiamo tenere presente anche questo? E non si capisce perché, non ci sono, certo, i reagenti, non ci sono i tamponi, non ci sono i soldi. Cos'è che non c'è? No, ma dunque, siccome questo racconto tragico, tra l'altro è difficile parlare dopo aver sentito appunto un'esperienza del genere, sembra di riempire uno spazio che è fatto di dolore, di silenzio e di un dramma insostenibile quasi. Però, al di là della situazione specifica che naturalmente va chiarita, io ho sentito a Milano, a Varese, in tante città, qualcosa di simile. Certo, vado per certo. Linee generali. Cioè, è come se ci fosse da una parte l'idea che nei primi giorni tutti all'ospedale, l'ospedale luogo pericoloso, luogo di contagio, allora no, controordine, state a casa, anche perché poi i numeri in pochissimi giorni hanno travolto ogni possibilità. E però io ho sentito con le mie orecchie più di una persona, persone anche, come dire, di famiglie che stanno bene, di famiglie con relazioni sociali, con lavori importanti, che sono a casa, aspetta, non dico che hanno rischiato di morire, ma sono arrivate praticamente direttamente in terapia intensiva attendendo il ricovero che non arrivava, perché è meglio stare a casa. No, poi è chiarissima l'osservazione che fa Giurlo. Però diciamo il tema, il punto che io pongo è anche a guardare verso il futuro, e poi torno da Arianna perché so che vuole fare un appello e quindi mi fa piacere che lo faccia. Però se noi dobbiamo ragionare di futuro, io dico, poi sentiamo Arcuri che ci dice che le mascherine solo per i sanitari, e però ci dicono se poi si riapre tutti con la mascherina, allora voglio sapere dove la devo andare a comprare la mascherina, perché se non ci sono sarà complicato. L'altra cosa è, ci dicono, bisogna mappare il contagio, molto bene, allora facciamo tutti i tamponi. Peccato che persino alle persone ne hanno una necessità assoluta, come è del tutto evidente da questa storia,
i tamponi non ci sono, e vale per il caso di Arianna, ma vale per tantissimi altri luoghi, cioè non è quell'ospedale, è una roba molto più ampia. Morone, vogliamo ricordarlo quando è che si fanno i tamponi? Non si, cioè, può andare quando avanti, si dovrebbero così fare i tamponi? Quando c'è stato un contagio, tutti coloro che sono stati accanto a una persona positiva per il Covid devono fare il tampone. Cioè la mamma di Arianna doveva avere il tampone, anche la doveva figlia, averlo anche velocemente, la figlia, anche bambino, considerato anche che stava male. Perché lui era stato ricoverato malato. Arianna, so che vuole fare un appello, lo faccio pure, e poi se prepariamo le telefonate. Arrivo, Zurlo. Arianna, prego. Sì, io ci tenevo veramente tantissimo a chiedere veramente a tutti di restare a casa, perché purtroppo la situazione è veramente grave degli ospedali e dobbiamo riguardarci noi stessi, perché purtroppo non possono darci molto aiuto. Quindi io veramente ci tengo a dire che state chi a può casa scendesse veramente molto molto poco, anche per garantire più copertura a chi è costretto ad andare al lavoro, come i miei genitori, per garantire i beni primari. Arianna, mi sembra un appello molto sensato. Grazie, grazie davvero. Apriamo per favore le telefonate. Dovrebbe esserci Francesca che chiama dalla provincia di Bari. No, un attimo solo, Francesca, mi perdoni, perché vedo nel collegamento, credo che Luca Sappino sia arrivato alla Romanina e c'è questo palazzo occupato, 540 immigrati, per lo più rifugiati. Luca, sono arrivate le uova di Pasqua, esatto, nel Tiziana frattempo. Allora sì, esattamente, io volevo farti vedere che dei volontari dell'elemosiniera apostolica, l'elemosiniere della Santa Sede, del Papa, stanno distribuendo delle uova di Pasqua, dolciumi e delle boccette di gel sanificante ai migranti che stanno dentro la struttura. Ricordiamo che è chiusa da ormai tre giorni, sono tre giorni, noi siamo qua e a raccontare. E che sono aumentati i contagi, è una nuova, no Luca? Zona rossa. Dimmi intanto quanto sono cresciuti, erano partiti da due, giusto? Sono partiti da due che sono ancora ospedalizzati, uno a Tor Vergata e uno a Pallanzani. Ieri sera ci è arrivata la notizia che sei dei tamponi fatti nei primi erano due positivi giorni sono risultati positivi. Esatto, quindi siamo già a 8. Ora però, dalle prime notizie che ho raccolto, arrivato qua, mi è stato detto che nella giornata di oggi dovrebbero essere 33 i migranti che saranno portati via. Quindi evidentemente ci sono delle altre persone notizia, che hanno dei cattiva sintomi. Luca, intanto che tu verifichi anche tutte le informazioni, perdonami, io ho al telefono Francesca e chiedo alla regia di aprirmi anche il collegamento con Schisari. Francesca, mi sente? Buon pomeriggio. Sì, la sento. Buon pomeriggio a lei, cara. Ben trovata. Salve. Grazie, grazie. Pronto? Sì, sì, la sentiamo. Faccia pure la sua domanda al professor Morrone. Al professore. Sì, vorrei sapere dal professore, cortesemente. Io soffro di fibrillazione atriale, ma sono in terapia da un cardiologo che mi segue. Vorrei sapere se sono più esposta per quanto riguarda l'infezione del Covid. Grazie Francesca, aiuto. Prego, non è predisposta, signore, do una buona notizia, però deve fare in modo di evitare di essere contagiata, quindi tutte le possibilità di assembramento di persone, cioè, di uscire in maniera... Cioè non è più esposta in funzione della fibrillazione, esatto. Però se prendesse il Covid potrebbe avere c'è più complicazioni. C'è un problema maggiore, perché ovviamente ci sarebbe una disfunzione cardiocircolatoria e cardiorespiratoria. Dunque per deve essere estremamente maggiore prudente. Maggiore cautela. Molto prudente, signora. Alessio, ha ragione. Tu hai chiedo al professore, sì, su Twitter, l'hashtag all'esperto chiedo, salvo, chiedo al professore se i fumetti della tradizione popolare, i cosiddetti suffimigi, possono contrastare l'esordio dell'infezione da Covid 19 nelle prime fasi. I fumenti? I fumenti. Prego, professore. Beh, devo dire che non c'è nessuna evidenza scientifica. Poteva essere utile quando c'era il raffreddore, quindi tutt'altra situazione. Qui non c'è nessuna evidenza scientifica che dica che abbia funzione. E invece non ho la tiroide, è più facile contrarre il virus, ci chiede Francesco? No, assolutamente no. Non c'è nessuna patologia tiroidea
determina un maggior rischio per quanto riguarda il contagio da virus. Che Tiziana, succede Alessio? Si va verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali misure restrittive di isolamento, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Sì, diciamo che adesso anche questa cosa azzurro in un telegramma, ora speriamo che arrivi subito l'ufficialità, perché troppe volte abbiamo dovuto fare i conti con queste informazioni, no? Che escono, poi arriva la prima smentita, poi nel frattempo un ministro si lascia sfuggire un'altra mezza cosa. Cioè, diciamo che almeno dovremmo aver imparato a comunicare, Zullo. Lo dico come auspicio, diciamo. Possiamo dire che avevamo capito... Sì, certo, avevamo capito due concetti. Il primo è che le scuole non riaprono. E il secondo è che appunto fino ai primi di maggio siamo tutti bloccati. Questo però paradossalmente accelera il ragionamento che abbiamo iniziato prima sull'inizio della fase 2, sempre che, come sottolineavo prima, si riesca a fare qualcosa sulla fase 1, quindi su tutte le misure che, dai tamponi alle mascherine, ai pagamenti, alle banche, eccetera, che dovrebbero già essere in atto come fase 1 o 1 bis o quello che è, con la dovuta ironia lo dico. Allora, sulla fase 2, solo una parola, è chiaro che se noi immaginiamo che fino ai primi di maggio saremo tutti bloccati e forse anche dopo, dobbiamo immaginare, al di là delle divisioni dei politici, dei pareri degli esperti, eccetera, bisogna da una parte dirsi chiaro e tondo quali sono le risorse di cui disponiamo, ad esempio dal punto di vista sanitario. Cioè, è inutile dire appunto c'è l'obbligo della mascherina se poi la mascherina non c'è. È inutile dire no, perché queste sono questioni, come dire, basilari, se elementari, che forse andavano affrontate, è ovvio che lo dico col senno del poi, andavano affrontate a gennaio, quando dicevamo che tutto era sotto controllo. E sulla base di questo stabilire alcune priorità assolute. Cioè, ad utilizziamo esempio, questo tempo di chiusura per organizzare prima, la riapertura, cioè, per avere Nord, tutti gli strumenti da tutti i punti di vista. Questo è il senso, giusto, Zurlo? Certo, però, e questo pone ulteriori problemi. Dico solo una cosa e ho finito. Titolo. Se tu blocchi una piccola impresa fino a giugno e poi le dici tu hai puoi finanziarti con le banche, quindi ti devi indebitare e il prestito però me lo devi ridare in 6 anni, non ci siamo, perché tu la metti fuori gioco per un tempo lunghissimo in cui è a rischio la sopravvivenza stessa di questa impresa, perché di questo stiamo parlando. Allora tu o trovi dei modi per farla ripartire prima, o se tu la tieni bloccata, purtroppo non te la puoi cavare dicendo... No, devi trovare delle soluzioni diverse, ma anche rispetto alla tassazione, all'IVA, le cose. L'economia. Ma certo, ma tu hai anche detto, le tasse per adesso non le pagate, però le pagate fra 3 mesi. Ma se non lavoro, come le pago fra 3 mesi? Ovvio, evidente, mi devi trovare... Anche 2 mesi, anche 2 mesi. Appunto, ma mi devi trovare un'altra soluzione. Allora, Alessio Schiesari l'ho rivisto lì, più volte Morrone in questo studio ha detto, e il professor Morrone per noi è la luce, il verbo, ha detto che il Covid-19 è un virus nosocomiale, vale a dire, cioè che negli ospedali prolifera, gli piacciono assai gli ospedali al virus. Allora, tenete a mente questa informazione perché, Alessio, la contabilità degli ospedali ci dice che... Sale a 100 il numero dei medici morti in Italia. Nelle ultime ore altre 4 vittime erano medici di famiglia. Ricordiamo anche che il 10% del totale dei contagiati è un operatore della sanità. E i casi di contagio di personale sono numerosi in tutta Italia, anche nel Lazio, in particolare hanno a che fare con le case di riposo. Alessio Schiesari. Sì, Tiziana, sono venuto a Fonte Nuova. Quello che vedi alle mie spalle è il Nomentana Hospital. Parlando dell'emergenza nelle case di riposo del Lazio, non potevamo non venire qui. La risposta è in un numero: 129. Sono tanti i contagiati all'interno di questa struttura. Pazzesco. La vicenda è molto complessa. Provo a riassumerla un po', l'abbiamo già raccontata. 27 sono medici e allora, infermieri, giusto Alessio? Cioè i due numeri che abbiamo, 129 positivi, 27 positivi tra medici e infermieri, così che a casa abbiano
intanto la cornice del quadro. Prego, Alessio. Allora, la vicenda risale ai primi di marzo, cioè questa è una residenza per anziani e un centro riabilitativo molto grande, 500 ospiti e 500 tra infermieri e medici e OSS che lavorano, quindi quasi un migliaio di persone, e si contagiano 22 persone all'interno di questa struttura. Pochi giorni dopo, altre 49 in un'altra RSA a Nerola, il paese poi trasformato in zona rossa, risultano positive al Covid. Che cosa si decide di fare? Di trasportare le persone di quella RSA qui dentro, al terzo piano, forse riusciamo a fartelo vedere, che viene trasformato in un reparto Covid in fretta e furia. Arrivano anche delle denunce da parte dei sindacati: non c'è abbastanza personale, ci mancano i dispositivi di protezione individuale, questo nei primi giorni. Adesso l'ASL ci ha detto che è stato fornito tutto il materiale necessario e tutto il supporto necessario, ma intanto si cominciano a fare i tamponi, ma passano settimane. Il numero di persone contagiate dai 22 più 49 iniziali sale fino a 129, contando quelli che sono stati dimessi nel frattempo, si tratta di 70 nuovi casi. Quello che ci ha colpito, di quello che siamo riusciti a capire, è che sono stati fatti a ieri 740 tamponi, quindi per una vicenda che risale ai primi di marzo, i tamponi ieri erano ancora in corso, non sappiamo se anche, se anche oggi, sono quasi ultimati ma sono ancora in corso. Un'ultima cosa rispetto a questa pratica, quella di trasformare delle RSA in dei Covid Center, è intervenuto poco fa, proprio un quarto d'ora fa, Sant'Egidio, ha parlato di una pratica scandalosa e dice che gli anziani nelle RSA vengono trattati come cittadini di serie B. Allora, io vorrei chiarirlo bene questo punto, chiedo aiuto anche a Zurlo. Questa è una cosa che è successa non soltanto nel Lazio, è successa anche in Lombardia. Noi ieri ci occupavamo, ieri l'altro ieri ci siamo occupati anche del Pio Albergo Trivulzio, che in Lombardia ad esempio era il polo a cui si faceva riferimento per distribuire i pazienti Covid, quelli diciamo non ancora negativizzati ma che erano nelle condizioni di uscire dalle terapie intensive e poi dai reparti, e diciamo il Pio Albergo Trivulzio si occupava di distribuirli nelle case di cura. Perché? Perché le regioni ad un certo punto, quando gli ospedali erano in una condizione di massima emergenza, di sovraffollamento, come ci suggerisce il professor Morrone, hanno dovuto pensare dove possiamo, per liberare letti, mandare i malati che stanno meglio ma non sono ancora negativi. Una ipotesi che è stata messa in campo è quella di farli prendere dalle case di riposo. Quali erano le condizioni che venivano chieste alle case di riposo? Che ci fosse uno spazio isolato e che ci fosse del personale sanitario dedicato. Ora, questa cosa evidentemente non è andata così come doveva andare, evidentemente o non c'era il personale sanitario dedicato o non c'era la possibilità di tenere effettivamente separati, e questo ha generato nelle case di cura, che sono chiaramente quelle per anziani, le case di riposo, un luogo diciamo delicato, cioè nel quale è facile per il virus attecchire, evidentemente lì ha creato un problema enorme. Zurlo, ora, siccome io penso che in questa vicenda dobbiamo essere lucidi, evitare di gettare la croce su qualcuno, cioè è chiaro che stiamo ragionando di scelte prese in condizioni di massima emergenza, no? Allora, la prima domanda che faccio a Zurlo è: qual era l'interesse delle case di riposo ad accoglierli questi pazienti? L'abbiamo capito? Cioè no, nel senso che io mi metto nei panni, io sono proprietaria di una casa di riposo per anziani, ho i miei anziani, mediamente diciamo ho la mia struttura più o meno piena, mi chiedono se ho una parte libera nella quale ospitare i pazienti Covid. È evidente che siccome ne ho sentito parlare di Covid un po' mi spavento, allora perché apro le braccia? C'è una ragione di altruismo, di solidarietà, di servizio alla nazione, o ci sono anche questioni banalmente economiche? Prego, Zurlo. Beh, economico direi, come possiamo dire, politiche. Molte strutture di riposo no, hanno una composizione o hanno i vertici con nomine legate al mondo della politica, della pubblica amministrazione. Quindi non potevano sottrarsi. Buoni rapporti con i comuni. Beh, insomma, diciamo che faceva parte delle buone relazioni,
E il tutto è stato affrontato con due criteri, mi par di capire, anche se siamo all'inizio delle commissioni d'inchiesta, quindi non è che facciamo adesso qua noi la sentenza, però sono stati affrontati tenendo conto appunto delle richieste che arrivavano e non delle esigenze di chi c'era dentro, quindi con grande superficialità e con grande velocità. A questo si è aggiunto poi un altro elemento che può apparire sconcertante, di cui stiamo parlando tutti da qualche giorno, che appare disarmante ma che è accaduto, che in molte strutture per anziani, sembra impossibile ma è successo anche a Milano molte volte, è documentato persino nei racconti che si fanno che quando ci si sente al telefono, perché sono racconti che passano da una persona all'altra, sì, da una famiglia all'altra, molte persone che andavano a trovare i genitori, i parenti ancora ai primi di marzo e facevano togliere le mascherine perché per non spaventare gli anziani, sì, è il racconto che abbiamo sentito. Questo fa capire il grado di impreparazione, di superficialità incosciente, sventurata, che ha trasformato molte strutture per anziani in trappole, perché sì, appunto a Milano... Sì, dopodiché ha ragione Zurlo, poi purtroppo le inchieste, le indagini, i processi si faranno, ci sono altri luoghi nei quali si fanno, io semplicemente cerco di capire sulla base delle informazioni che abbiamo appunto quale ingenuità ha potuto produrre questo risultato. Non era sufficiente avere degli spazi, era necessario formare gli operatori sanitari a trattare pazienti di una certa complessità, perché comunque erano positivi anche se in una fase clinica migliore rispetto alla terapia intensiva. Non è soltanto la mancanza degli indumenti protettivi individuali, e la necessità di insegnarli ad utilizzarli. No, ma peraltro, professore, a me colpiscono almeno due cose. Sarà perché ho avuto la fortuna di avere lei qui in studio dal primo momento e lei ci ha spiegato le cose con grande chiarezza, però bastava guardare Tagadà per dire. Lei ha ripetuto dal primo giorno al primo momento contagiosità altissima. Colpisce soprattutto le persone di una certa età, anche se non disdegna pure quelli più giovani, poi abbiamo capito strada facendo. Allora, voglio dire, bastava seguire Tagadà, ribadisco, e ovviamente lo faccio per alleggerire, per sapere che le case di riposo erano un luogo da guardare con estrema attenzione. È corretto? Sì, purtroppo sì. Vede, quando abbiamo visto oggi, poco fa, gli altri 4 medici che sono rimasti uccisi, sì, dalla malattia... E siamo arrivati a 100, mi pare. Sono i medici di famiglia che pagano un prezzo alto. Perché? Perché comunque gli studi medici è un altro terreno di cultura. La gente che entra, che esce, certo, che è in sala d'attesa. E quando anche avessi tutti gli strumenti, non sempre hanno avuto gli strumenti, il rischio è molto grave e 100 medici hanno perso la vita. Elena, che vedo in collegamento, che succede? Sì, sta parlando il ministro Boccia, accanto c'è Borrell e il sindaco Sala, hanno finito la videoconferenza con i sindaci ed è Boccia che sta facendo un riassunto di quello che si sono detti. I sindaci della Lombardia hanno chiesto attenzione per le RSA, la costituzione di centri Covid qualora ripartisse il contagio, ed è stato il ministro a chiarire: per adesso non si può parlare di fase 2, sarà una fase che verrà successivamente, perché ancora siamo in piena emergenza sanitaria e la nostra priorità in questo momento è risolvere questa emergenza. Poi parleremo per step della fase 2. Al momento le cose più importanti sono i centri Covid, le RSA, e noi garantiamo che il governo è al fianco della regione Lombardia e ha chiesto di finirla con le polemiche, perché questo non è il momento delle polemiche. Non aiuta. Grazie Elena, andiamo in pubblicità e sono in assoluto ritardo, ci vediamo tra pochissimo. Zurlo, lo so che vuoi intervenire, deve avere la pazienza della pubblicità, Zurlo. Di nuovo in studio sono con noi il professor Morrone, che risponde alle vostre domande, non solo, c'è con noi Stefano Zurlo. Alessio, so che c'è un ulteriore aggiornamento. Sì, prima di andare in pubblicità avevamo confermato il dato già drammatico di per sé dei 100 medici morti. Purtroppo il numero è salito, il totale dei decessi è 103 e sono 13.522 invece gli operatori sanitari positivi al Covid-19. E allora, a proposito di chi si occupa di noi, di chi ci presta i primi soccorsi,
Vi porto ad Arezzo, proviamo a capire com'è cambiato il lavoro del 118, di chi lavora per il 118, vediamo. Allora, è un signore di 82 anni con malattia di Alzheimer, che ha dispnea, affanno, apiretico, è un capo prostatico e iperteso. Va bene, un altro respiratorio, andiamo. Sì. Thomas? Certo, con gli anziani sono più spaventati, perché non sanno identificare la causa della difficoltà respiratoria. Diciamo che la certezza che non sia un Covid non ce l'hanno. Mi accendi l'ecografo e mi prepari il demogas. Permesso? Buonasera! Ha iniziato stamattina, ha iniziato a tossire tanto. E ora si fa l'ecografia, si guardano questi polmoni almeno, va bene? Abbia pazienza, eh? Mi sembra davvero soltanto una cosa di bronchite alta, impegnato, non, i polmoni sono puliti e non c'è insufficienza respiratoria. Cosa è uscito dalla diagnosi? È un paziente Covid? Sembrerebbe una banale bronchite in un paziente semiallettato. Sui problemi respiratori i pazienti spesso e volentieri andavano in ospedale a fare le radiografie. Ora abbiamo cambiato un po' atteggiamento perché cerchiamo di avere un'idea più precisa di quello che hanno i nostri pazienti a domicilio, perché quando non è necessario si evita di trasportarli. Mi dica lei quello che succede. No, è che succede, che non sembra più morto e vivo, non lo so io. Io l'ho portato al suo dottore 3 giorni fa. Sì. Gli disse, se peggiori devi chiamare il 118, andare all'ospedale, che ti fanno tutti gli accertamenti. L'unica cosa che ieri sera, dice, io all'ospedale non ci voglio. Capitano spesso chiamate come questa con persone che non vogliono venire all'ospedale? Più che spesso direi sempre. In questo momento sì, perché hanno paura di essere contagiate. Abbiamo avuto una riduzione delle richieste di soccorso per ictus, infarti del miocardio, traumi. È pericoloso questo? Certamente che è pericoloso, perché se non vengono valutate in tempo possono ovviamente rischiare. C'è stato un caso la settimana scorsa di una donna giovane, 52 anni, che si è sentita male di notte e non ha chiamato. La mattina, dopo alcune ore, dalle 2:30 che si era sentita male, intorno alle 8 ha chiamato, e ha chiamato comunque non noi ma la continuità assistenziale, sperando in una visita a domicilio. La continuità assistenziale, ovviamente, essendosi resa conto che si trattava di un disturbo neurologico acuto, quindi un sospetto ictus, ha chiamato noi, e la donna a malincuore, con gli occhi lucidi, ha dovuto accettare il trasporto in ospedale. Allora, Azzurro, intanto diciamo questo pezzo ci introduce al tema della paura, che è forse il più grande contagio, no? E perché c'è chi ha paura di andare in ospedale, certo, quindi magari non si cura, c'è chi invece ha tanta paura e quindi magari chiama il 118 quando non ci sono sintomi gravi per cui chiamare. Ma infatti su questo si possono fare almeno due riflessioni, credo. Una è che questo è un momento in cui sta esplodendo di nuovo il bisogno, ma l'avete documentato benissimo anche con questo programma, anzi questo più di altri, degli psicologi, no? O comunque delle persone che sono in grado di dare un supporto, di gestire, di insegnare a gestire tutte queste emozioni fortissime che sfuggono, come no, come dall'ampolla della personalità incontrollate. E questo è un aspetto. C'è poi l'altro aspetto, tornando anche al tema di prima, che però se tu dai una gestione difficilissimo, ma dai una gestione più sicura, è chiaro che poi questo si riflette anche nelle, certo, case, nelle famiglie, tra le, certo, milioni di persone che invece subiscono un po' queste oscillazioni nei fenomeni. Parlavamo prima delle case di riposo. È chiaro che poi si sviluppano paure incontrollate, e quello che poi volevo dire prima, che torna attuale anche rispetto alla paura, è, visto che siamo pieni di professori, di autorità, di comitati,
forse se per esempio avessero detto che tutte le case di riposo il 20 febbraio, il 25 febbraio, il 1 marzo, avessero detto una sola parola, le case di riposo sono zona rossa, finiva la discussione su tutta questa cosa. Invece non è stato mai detto. Io però ho parlato con dei medici che vanno in una o due strutture che hanno bloccato tutto dal 25 febbraio, nemmeno un contagio, con un'età media di 80. E certo, perché lì il contagio ce lo devi portare, se è chiuso il contagio non entra, evidentemente. E professore, le volevo chiedere un telegramma. È come il grande tema delle carceri. E certo. Le volevo chiedere un telegramma su quello che abbiamo visto, perché secondo me quel servizio di Schiesari apre ad un'altra questione, che sono gli effetti collaterali del coronavirus. Vale a dire, le persone che si sentono male, che in condizioni normali andrebbero per tempo in ospedale, e invece magari in ospedale non ci vanno e aggravano in maniera esponenziale la loro condizione. Oggi in ospedale abbiamo discusso di cosa accadrà delle persone che hanno patologie gravi, che non vanno in ospedale per paura, e che cosa accadrà tra una settimana, 15 giorni, queste patologie porteranno molti di loro purtroppo all'exitus, al decesso. Addirittura. Per cui è un effetto collaterale gravissimo, perché è sempre determinato dalla paura dell'infezione, così, dalla paura del contagio. Anche gente con infarto in atto è convinta che può... Che arriva tardi, che magari arriva chiama tardi, dopo un arriva certo tardi, numero di arriva tardi, come ore, ha dimostrato l'esempio dei colleghi. Pazzesco. Del 118 di Arezzo. In più coloro che non fanno le terapie, che sospendono le terapie oncologiche per i tumori e che si ritroveranno quindi a distanza di tempo con a pagare il prezzo di questo. Esatto. Vedo che è collegato con noi Matteo Malaventura, lui si trova a Pesaro, sono assai contenta che ci faccia compagnia oggi, ha 41 anni, è un ex giocatore di basket, ha giocato in Serie A1 a Pesaro, a Napoli, a Bologna, sta combattendo contro il Covid-19 da più di un mese, esattamente dal 7 marzo, è a casa, è in isolamento, non può uscire dalla sua camera da letto. Matteo, ben trovato, come andiamo? Buon pomeriggio. Insomma, ancora non sto riuscendo a recuperare pienamente. Che vuol dire? Me lo racconti che cos'è? Cioè, che sensazione c'ha uno che ha il problema del Covid? Parto un po' dall'inizio, se mi permette. Io mi sono ammalato il 7 marzo e con questa febbre alta che non andava via. Quindi ho seguito le varie procedure, aspettiamo 3 giorni, poi prendiamo l'antibiotico. Dopo l'antibiotico avevo ancora 39. C'è ancora il fiatone, Matteo, intanto, eh? Un pochino sì, ancora sì. E parlando, chiamando il 118, ovviamente confermo quello che ho sentito anch'io, che la situazione in ospedale era abbastanza pesante, quindi se non c'era una vera e propria crisi respiratoria non si poteva andare. Al che ti sentivi un po' abbandonato a casa, perché il medico di base non può venire per il rischio di infettarsi, e senti che non puoi andare in ospedale, quindi comincia a salire la paura. Io il sabato mattina, poi dopo 8 giorni, ho questa crisi respiratoria e vado in ospedale. Mi viene messo l'ossigeno, grazie a Dio, dopo un paio di giorni. Ma a quel punto, Matteo, mi scusi, poi mi viene da dargli del tu, non so perché, non è mia abitudine. Sì, ci mancherebbe. No, scusami, ma quando tu ad un certo punto hai la crisi respiratoria, lì, malgrado la paura dell'ospedale, scatta che solo in ospedale mi possono aiutare? Sì, perché mi è partita praticamente alle 7 del mattino più o meno questa tosse fortissima e mi mancava il respiro. E a quel punto dici no, ospedale tutta la vita, cioè non mi importa. Mia moglie ha chiamato subito il 118, anche perché erano 8 giorni che avevo un po' questa sensazione. Quindi mi portano poi in ospedale, dove ho visto veramente una situazione surreale, e ringrazio veramente i medici perché hanno fatto un lavoro eccezionale e lo stanno ancora facendo. Praticamente mi mettono l'ossigeno per un paio di giorni, poi me lo diminuiscono e a quel punto sono riuscito a capire che forse ero fuori pericolo, perché nei primi giorni la paura è stata tanta. L'ossigeno come? Con la mascherina, con il casco? Avevo una maschera grande, dove ho fatto anche un post su Facebook, era una maschera grande gialla. Dove c'era tanta aria dentro. E quella uno la tiene giorno e notte, senti il rumore dell'ossigeno giorno e notte, cioè cambia tutto, cambiano i rumori, cambia tutto. Avevo la sensazione, come se avessi la sensazione di andare in Vespa a bocca aperta, per farle capire. L'ho tenuta per un paio di giorni, la prima notte ho avuto tanta paura,
È vero che in ospedale quando sono arrivato mi cercavano di tranquillizzare dicendo sei giovane, stai tranquillo, sei giovane. Però durante la notte, insomma, un po' di pensieri mi sono venuti e forse mi sono aggrappato a questo sei giovane per cercare di reagire. Certo, però tanta paura. Sì, tantissima. La paura più grande qual è? E la paura più grande, sa, io all'inizio pensavo anch'io fosse una semplice influenza. No, però mettiamoci d'accordo, Matteo, se io ti do del tu, anche tu mi dai del tu, se no non funziona. Perfetto. Ok, e la paura più grande, anch'io all'inizio credevo fosse una semplice influenza, che prende solo le persone più anziane. E quando è arrivata a me, sinceramente mi sono impaurito, perché quando mi hanno detto poi che avevo la polmonite bilaterale, insomma, ho capito che la cosa era importante. Ma cosa hai pensato? Quando... paura di non farcelo? Paura di lasciare i miei bambini? Credo che tu abbia due bambini piccoli. Sì, io ho un figlio di 14 e una figlia di 11. Sicuramente ho avuto paura, sì. Non lo nego, perché ho avuto paura. Senti, dopodiché tu adesso sei in isolamento da quanti giorni? Allora, io sono uscito dall'ospedale il 19 e mi hanno detto che dovevo stare 14 giorni in isolamento, ovvero fin quando non mi fosse stato fatto il tampone. I 14 giorni sono passati, i tamponi ti sono stati fatti? No, io ho fatto la richiesta lo scorso giovedì del tampone e non mi è stato ancora fatto. Tra l'altro io qualche giorno fa mi è tornata la febbre, quindi ho ancora avuto più paura. Però parlando con i dottori mi hanno detto che potrebbe essere ancora il virus in circolo, che è successo ad altre persone, e quindi di stare tra virgolette tranquillo, anche se tranquillo dopo un mese non è poi così semplice. Tra l'altro io ho i miei familiari a casa a cui non è stato fatto il tampone, perché quando io ero in ospedale è stato detto se hanno sintomi lievi si facciano i 14 giorni di quarantena. Al che dopo questi 14 giorni qua nelle Marche è uscita questa, diciamo, è cambiata di nuovo la procedura ed è stato detto che si facevano i tamponi per i guariti, ovvero chi era stato risultato positivo o parenti che erano stati a contatto con qualcuno positivo avrebbero diritto. Sì, e ad oggi a me è arrivata la richiesta per mia figlia di 10 anni. Ma come ce la portate se voi dovete stare chiusi a casa? È curioso, diciamo. È curioso, sì, perché poi a Pesaro hanno aperto un centro dove si va in automobile. E anche io ho detto, ma perché non farcela tutti e quattro insieme, visto che siamo una famiglia in isolamento? E mi è stato detto che devono seguire le procedure e non siamo ancora nella lista. Matteo, io ti auguro e auguro alla tua famiglia buona Pasqua. Sarà una Pasqua sicuramente strana, particolare, però forse davanti al pericolo scampato, perché io ci voglio credere che ormai è dietro le spalle, sarà anche una Pasqua in qualche modo speciale. È così? Guardi, sì, per me sarà una Pasqua diversa come per tutti, però forse do più significato a questa Pasqua perché stare a casa con la famiglia dopo la grande paura che ho avuto è così. È una bellissima Pasqua. Grazie. Matteo, in bocca al lupo, davvero. Poi ci teniamo in contatto, che vogliamo essere certi che tutto vada per il meglio. Alessio, arrivederci. Un abbraccio anche ai bimbi, Alessio. Il ministro Francesco Boccia in conferenza stampa poco fa a Milano ha parlato delle residenze per anziani, delle case di riposo. È necessario avere un monitoraggio quotidiano e continuo, garantire tamponi per tutti, infermieri e medici H24. Andiamo in pubblicità. Saluto e ringrazio Zurlo. Con Morrone ci troviamo dopo la pubblicità. Grazie. Grazie a te. Eccoci qua di nuovo in studio, è sempre con noi il professor Aldo Morrone, che risponderà ancora alle vostre domande. So che state chiamando in tanti, sono piena di foglie e foglietti, quindi arrivo, promesso. Ci ha raggiunto però Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, autrice tra l'altro della Repubblica dei Sondaggi, l'Italia raccontata attraverso i numeri, che vale la pena leggere perché ci sono anche cose curiose, particolari, che secondo me è interessante conoscere. Ben trovata! Ghisleri, grazie, come sta? Bentrovati anche a voi. Bene, grazie. No, meno male. Reclusa, va bene. Ma tutti noi, diciamo, non è che facciamo questa grande vita sociale. Approfittiamo però della Ghisleri, che vive e lavora a Milano,
perché voglio far vedere a tutti voi come si sta organizzando la città per la fase 2. Ce l'aveva preannunciata Elena Testi. Elena, torniamo da te. Eccola là. Sì, Tiziana, allora noi siamo in un cantiere della M4, ve lo faccio vedere. Qui ci sono i mezzi in movimento, pochi operai, perché chiaramente è una riapertura, una fase 2 graduale. Elena, dici innanzitutto dove siamo fisicamente, che la Ghislaire avrà riconosciuto i palazzi. Siamo fisicamente a San Babila. San Babila, bene. E ragioniamo di metropolitane, questa è la metropolitana. Proprio così, però io darei la parola al nostro ospite, l'ingegnere Guido Mannella, che è il presidente del consorzio MM4 della Salino Impregilio e quindi ci può spiegare meglio. Voi avete riaperto i cantieri lunedì e si tratta solo della metropolitana in questo caso, della linea M4? Assolutamente, noi abbiamo fermato l'attività il 22 di marzo per effetto del provvedimento del Presidente della Regione Lombardia. Questo provvedimento è decaduto il 5 di aprile e il 6 aprile abbiamo ripreso le attività di realizzazione della linea metropolitana 4. Abbiamo in questo momento attivi 19 cantieri su 56, perché naturalmente la riapertura è un processo graduale. Abbiamo circa 200 persone all'opera in questo momento sui nostri 19 cantieri. Considerate che prima dell'emergenza coronavirus avevamo circa 1200 unità distribuite sui nostri 56 cantieri. E contiamo comunque nella prossima settimana di avere un rientro massiccio per le maestranze che rientrano dalle regioni fuori Lombardia. Ecco, noi questa settimana abbiamo riattivato le attività con tutte le nostre maestranze che gravitano intorno a Milano e con una prevalenza di mezzi d'opera. La prossima settimana avremo il rientro del personale dalle altre regioni d'Italia. Con quali misure di sicurezza lavorano, Elena? Allora, abbiamo adottato tutti i protocolli prescritti per l'emergenza Covid per quanto riguarda i nostri lavoratori, per cui ci siamo concentrati su due aspetti principali. Il primo è il distanziamento sociale e il secondo i dispositivi di protezione individuali. Per quanto riguarda il distanziamento sociale, abbiamo fatto in modo che nei nostri campi, dove ci sono ubicati gli uffici direzionali e le mense e i dormitori, abbiamo due campi su Milano, dove abbiamo uffici direzionali, mense e dormitori, abbiamo fatto in modo che nei dormitori ogni lavoratore avesse una stanza singola con il bagno singolo. Per quanto riguarda la mensa, abbiamo ridotto la capacità della mensa del 50%, in modo è aumentati naturalmente i turni di servizio di somministrazione pasti, in modo da avere seduti a tavola e tutte le nostre maestranze sui due angoli opposti del tavolo, in modo da avere sempre la sedia di fianco e la sedia di fronte liberi. Ma non ci sono dei lavori, ad esempio, che si devono fare in due persone? Cioè, in quei casi come fate? Allora, nel caso in cui durante le operazioni in campo non fosse possibile mantenere la distanza di un metro, è obbligatorio l'uso della mascherina quando si va al di sotto del distanziamento sociale. È obbligatorio l'uso della mascherina, così come è obbligatoria durante i trasporti che avvengono sui furgoni dal campo base ai singoli luoghi di lavoro, dove nei pulmini 9 posti vengono disposti 6 operai, 2 per ogni fila, lasciando il posto centrale libero ed obbligatorio l'utilizzo della mascherina. Allora Elena, io intanto ringrazio il tuo ospite. A me interessava fare questo racconto, Ghislaire, perché sono questi giorni nei quali poi abbiamo sentito che insomma l'indicazione è che ancora sarà tutto chiuso per i prossimi 15 giorni, però è un tema quello della ripresa, abbiamo visto adesso per la metropolitana di Milano. Anche se Confindustria, ha detto il presidente Boccia poco fa, riapertura graduale in sicurezza. Appunto, però il tema è che molti imprenditori chiedono che le cose ripartano e allora ci sembrava interessante andare a guardare laddove stanno già lavorando, in che modo si lavora, perché poi a questo ci dovremo comunque attrezzare, che sia fra 20 giorni o che sia domani o che sia plausibilmente fra un mese, no? Quando lei sente dire se la città riparte, a proposito di Milano, l'epidemia esplode, ecco, come si sente? Ma intanto questi giorni anche, cioè, si sente un movimento maggiore. Purtroppo si vede che le persone sono
più in giro, ci sono più macchine, insomma, si sente anche la voglia di voler ripartecipare. Il tutto evidentemente deve essere fatto a seconda di quelle che sono le tipologie del lavoro, secondo tutte le regole connesse, che implicano però un'attenzione alla quale purtroppo non siamo abituati, perché nel filmato che è andato in onda abbiamo visto i due operai che passavano, erano uno in fila all'altro, avevano la mascherina e tutto, però tuttavia il professor Galli ci ha insegnato e ci ha più volte anche il professore detto che non bisogna stare vicini, che comunque il passaggio è rischioso. Quindi gli uffici possono avere una persona per stanza, possono allontanare le persone, purtroppo i campi edili e anche le strutture... Certo, dove ci c'è... sono una serie di lavori dove questo sarà assai più complicato. E però le chiedo, Ghisleri, siccome c'è stata una prima fase dell'epidemia in cui la massima, diciamo, preoccupazione per gli italiani era non ammalarsi, cioè il primo sentimento era la paura della malattia. Voi che gli italiani li testate continuamente, percepite un cambiamento? Cioè in questo momento è diminuita la paura per il virus e vince ad esempio la paura per il contagio economico? La paura di non tornare alla propria vita di prima, alle proprie abitudini? La paura per il contagio è sempre al primo posto? È cresciuta e diciamo è proprio ravvicinata alla paura economica? Soprattutto perché sono tantissime le persone che adesso iniziano a fare i conti con i soldi che sono rimasti. Il pessimismo è altissimo, arriva quasi al 60%, ed è un pessimismo che non riguarda tanto la volontà a riprendere quanto la possibilità di essere messi in sicurezza per poter riprendere. Quindi non è una corsa a dire voglio lavorare a tutti i costi, ma è una corsa a dire voglio lavorare in sicurezza, certo. E perché ho bisogno di poter mangiare. Fermi tutti che ho visto Silvia. Non ci posso credere che abbiamo ritrovato Silvia. Silvia Viele, la genataia di Milano. Che è, posso dirlo, Silvia, un'amica del programma? Sì. Oh, bene. No, se mi diceva no, mi sentivo male. E Silvia... No. Sempre di più, non lavorando, sono sempre a casa. Lo vedi che è una condizione nuova e diversa per Silvia. Noi Silvia l'abbiamo conosciuta. Incredibile. Già, noi l'abbiamo conosciuta un po' di tempo fa, lei ha una gelateria in un posto famoso di Milano, è una strada molto conosciuta, poi si è spostata, ha avuto una serie di traversie. Se qualcuno sciaguratamente non conosce la storia di Silvia e non ci ha Silvia non ci ha seguito, noi abbiamo fatto un riassuntino per agevolarlo. Fatemi vedere. Acqua e frulliamo la frutta e facciamo il gelato. C'è un qualcosa in più che nell'industriale non si può trovare. Ti devi ricordare migliaia di regole. Questo è il libro dell'HACCP. Sono anche costi per l'azienda. Almeno di questo le imprese non c'è niente, c'è zero. La nostra gelataia del cuore ormai è diventata. Ce l'hanno con noi che siamo piccoli. Una fracca di gente che ha tirato giù la Claire perché si è stufata. Come mai tirano giù ste Claire? E chiudono. Che sarebbero come sempre mai? Le saracinesi. Mi dica se ha risolto il problema del POS? Ancora no. E la domanda è: che cosa si saranno inventati quest'anno? Per tirarsi su il morale da tutte le tasse che dobbiamo pagare. Però io ho pagato una caterva di tasse. Ce l'avranno una visione sti politici di futuro? Cosa possiamo vendere, che cosa non possiamo vendere dopo le 6? Adesso invece mi hanno detto totalmente il contrario. Non ce l'ho fatta, mi è venuto in mal di testa pure a me. Allora, Silvia, intanto le voglio dare una notizia che so che lei reputerà assai importante. Prego, Alessio. Esatto, il decreto Cura Italia è passato, ha ottenuto la fiducia del Senato, 142 sì, è la notizia, quello dei 25 miliardi per intenderci. Sì, Silvia, non faccia così, è una buona notizia il Cura Italia... No. Vabbè, non le posso dire questo di questa settimana, è un incubo veramente. Allora, io so che ha messo in gelateria, lei ha messo in gelateria il cartello chiuso per stress, non per coronavirus, sì. Per stress. Sì. E cioè? Allora, lei deve pensare che hanno dato un mucchio di regole, però noi non siamo carabinieri, perché già i carabinieri danno poco...
diciamo ascolto. Faccio conto che oggi c'era uno in Corso Buenos Aires in giro nudo, ne dico solo questa, la follia. Per cui io ultimamente, non so per dirle, mi entrava una coppia, le faccio l'esempio che è capitato anche a una giornalista di La 7 la mattina. Entra una coppia e gli chiedo, per cortesia, dovete stare a un metro di distanza, perché prima era un metro e non due metri. E loro mi rispondono, noi siamo sposati, dormiamo assieme e stiamo vicini. A quel punto io dico sì, però se passasse un vigile un po' certo, troppo dice zelante, crea un problema io prenderei la multa. Capisce che diventa difficile, perché io già devo fare il mio lavoro, in più devo insegnare delle regole a persone che non gliene frega niente, come i ragazzi quando entrano che sono già in giro assieme, tu digli di star separati, siccome non c'è proprio un'educazione perfetta come quella di una volta, ti mandano anche... Allora Silvia, facciamo veloce veloce un ripasso, diciamo, delle cose che potrebbero riguardarla a proposito, diciamo, dei provvedimenti che ha preso il governo, no? Intanto ha chiesto per 2 mesi la cassa integrazione, c'è riuscita per i suoi dipendenti, ce l'avrà? Allora, dunque, purtroppo ho scoperto che i vari uffici non si parlano. 2 anni fa nella mia impresa è cambiata il rappresentante, passata da mia sorella a me perché mia sorella si è ritirata. E praticamente quando sono andata a chiedere la cassa integrazione hanno detto che gli mancava questo documento e per cui lo sportello per il momento non mi ha ancora risposto. Ottimo. E invece per l'affitto che era già un problema prima, no, adesso... Non doveva essere un problema perché il rappresentante legale è cambiato da 2 anni, aveva mandato email, se poi loro non mettono a posto gli archivi non è colpa mia. Però diciamo che io ho avviato pagando 10 giorni di ferie ai miei dipendenti e poi dal giorno 11, che è il giorno che ci hanno fatto chiudere, spero che gli diano la cassa integrazione. No, no, io mi riferivo all'affitto che era già un problema prima. Adesso ho capito il problema della cassa integrazione. L'affitto, okay. Lei aveva già, diciamo, qualche difficoltà l'anno scorso. Adesso gliel'hanno bloccato. Adesso dalla padella nella brace e le spiego il perché. No, allora, vabbè. Hanno dato solo il 60%, però ti restituiscono su marzo il 60% sul fatturato. Ma se tu fatturato non ne hai, che cosa me ne frega a me? E poi c'è un piccolo problema, io sono in una situazione privilegiata, nel senso che io ho un locale a cui pago l'affitto e ho un locale cui mi dovrebbe pagare l'affitto. Il problema che cosa succede? Che io che sono commerciante, questo mi ha scritto, non ti pago perché non ho soldi, e io ho detto vabbè, pagherai quando potrai. Il mio padrone di casa invece, che ha un negozio sul Corso Buenos Aires, ha detto col cavolo che tu non paghi, intanto paghi, punto. Buono, no, ma mi fa piacere perché Silvia ci dà una serie di buone notizie. Aspetti Silvia, non ho finito. Le scadenze fiscali però sono state spostate. Mi dica che questa è una buona notizia? Allora, ho parlato col commercialista e mi ha detto che aspettavamo che fosse messo per iscritto. E per il momento sono solo 3 mesi, lei capisce che se non sto lavorando, anche se me le sposta, o me le spostano di un anno, se no non ha senso. Cioè certo, fra 3 mesi dice io uguale non ho i soldi, non avrò i soldi, sì, perché non sto lavorando. Sì, ormai ho cominciato a vivere delle barzellette, devo essere sincera. Allora, fermiamoci un attimo, Ghisleri, direi che può bastare, ne parlo delle no? banche poi. Cioè, qui stiamo parlando di una persona che noi seguivamo già perché Silvia ha questo suo modo molto divertente di raccontarci difficoltà che spezzerebbero le reni probabilmente a molte altre persone, ma lei la prende con ironia. Però effettivamente anche rispetto ai provvedimenti, quando ci interroghiamo sulla fase 2, forse bisogna tenere presente che ancora, essendo noi fermi alla fase 1, non è che abbiamo messo proprio a posto tutto, è così? Eh sì, non solo, la paura è quella di dover mettere dei presupposti per quello che potrà essere il futuro, cioè dei nuovi prestiti, dei nuovi finanziamenti, che poi non si sa ancora bene come potranno essere risolti. Le paure principali degli italiani tra i dipendenti e gli imprenditori sono completamente differenti.
Perché se i dipendenti rappresentano la maggior parte del corpo lavoratore, che sono quasi 18 milioni, hanno paura di perdere il lavoro, l'imprenditore ha paura di non poter supportare le spese per i motivi evidentemente in scala differente rispetto a quello che diceva certo. La signora prima. Certo. E cosa accade? Accade poi che questa paura ha messo i politici, che se ne rendono conto, li ha esposti a raccontare molto di più, cioè a fare delle promesse, delle dichiarazioni che vanno molto oltre la soglia. Questo alza il livello delle attese e quindi le risposte dovranno essere più che sufficienti, perché come diceva la signora, altrimenti nessuno ci crederà più. Il problema è che qui stiamo rischiando tutti, evidentemente, perché tutta l'Italia riguarda, perché ci sono molte persone, soprattutto coloro che spesso anche al sud o dovunque, che non hanno delle entrate fisse, che hanno dei lavori evidentemente a stagionalità. Certo, o hanno dei certo, lavori... dove diventa un problema, cioè c'è proprio un problema che se mi prometti 600 euro me li devi dare, devi trovare il modo, come hanno fatto altri paesi, no? Dove sono stati immediatamente accreditati sul conto corrente. Cioè mi devi mettere nelle condizioni di sopravvivere, perché se mi dici che non devo uscire, che non posso lavorare, e poi mi devi mettere nelle condizioni di sopravvivere. So che Silvia, tra le altre cose, è andata in banca, cioè voleva un prestito alla banca e le hanno detto però allora, deve venire no, qua. Adesso uno, se deve stare a casa, non può essere contemporaneamente, non avendo il dono dell'ubiquità, non può essere dall'altra parte. Io ho l'Alzheimer a casa, io non posso uscire. Appunto. Io non posso uscire. Mi chiede al professore, io non posso uscire. Chi si occupa degli anziani non può uscire perché non può rischiare di ammalarsi. Appunto, e quindi diciamo è tutto abbastanza complicato. Allora, io devo tornare da Luca Sappino, che però teniamo un attimo fermo lì. Voglio prendere una telefonata perché so che stanno chiamando in tanti e vedo che stanno già aprendo il collegamento con una famiglia a cui tengo molto, tante cose. Intanto la telefonata, chiedo a Giovanni, se è Giovanni che è in linea, di essere veloce nella domanda, e le do la possibilità di parlare col professor Morrone. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Chiedevo se fosse possibile chiedere al professore Morrone alcune domande. Una, la prima. La prima. Sono affetto da miastenia gravis ed ho il Peltzberger con defibrillatore. Inoltre ho pure ipertensione. Logicamente sono allergico a diversi farmaci come la penicillina, il curaro e tanti altri. Ho fatto i vaccini contro la febbre e qualche anno fa contro la polmonite. Posso fare prevenzione oltre quella di non uscire? È pericoloso il bancomat, visto che la grande affluenza, i tasti, lo schermo non si contaminano? Perfetto. Questo Giovanni, le faccio avere la risposta del professor Morrone, prego professore. Beh, intanto quello di stare in casa il più possibile, di evitare i rischi del contagio è importante, date le sue patologie. Però se vuole andare al bancomat quando non c'è nessuno, ci può andare, non c'è nessun rischio di contagiarsi. Il pericolo, credo che in questo caso Giovanni ci chiedesse se la questione delle superfici, dunque se su quella superficie... Può stare tranquillo, le superfici del bancomat non hanno alcun problema. Quei lavori sul virus che rimarrebbe sulle superfici è un lavoro da molti contestato, soprattutto all'aperto, e quindi può andare tranquillo, non c'è il rischio, non è quello la modalità di contagio. Deve stare attento invece al rapporto con gli altri, evitare qualunque tipo di assembramento e vivere in casa. Allora, dovrebbe essere collegato con noi Stefano insieme alla sua famiglia. Stefano è un chirurgo, eccolo là. Vediamo. Io la vedo Stefano, la vedo e la sento. Stefano è chirurgo all'ospedale di Zingonia in provincia di Bergamo, vive però a Milano con la moglie Giulia, anche lei medico, i loro 5 figli, dico 5, fa una certa impressione anche se sono bellissimi da vedere così, il sesto è in arrivo e loro fanno avanti e indietro 35 km ad andare, 35 km a tornare per andare appunto a lavorare in provincia di Bergamo. Intanto ben trovato Stefano e ben trovata tutta la famiglia di Stefano. Grazie, lui è Stefano De Carli, che buongiorno. Lavora nel pieno dell'emergenza Covid. Intanto mi dice in una battuta
Cosa vede? Cosa significa lavorare oggi in un ospedale come quello di Zingonia? Beh, anzitutto la prima cosa, purtroppo devo dire, tanta sofferenza e anche morte, abbiamo visto. Per fortuna in quest'ultima settimana, come ci dicono anche gli esperti più autorevoli di me, i miei colleghi e quant'altro, le cose sembrano migliorare, ma questo non voglio appunto, come tutti stanno dicendo, allentare le misure e quant'altro, però queste sensazioni che l'ho detto, cioè di sofferenza e di morte, certamente grazie a Dio per ora stanno migliorando. Però questo è quello che io... Mi dice qual è stato il momento più sconfortante, quello più complicato? Beh, qualche settimana fa, due o tre settimane fa, quando due settimane fa eravamo nel pieno, effettivamente tantissimi pazienti giungevano all'ospedale tramite il pronto soccorso, tanti sono stati ricoverati e è stato difficile affrontare questi momenti, nel senso che tanti poi purtroppo hanno fatto fatica. Allora Giulia, intanto ben trovata. Lei è incinta, ma malgrado il pancione continua a lavorare, giusto? Sì, sì, io lavoro a Milano, sì. A quanti mesi è? Io al quarto, quinto mese. Bene, le piace tanto avere tanti bimbi, mi pare di capire, perché siamo al sesto. Sì, siamo molto fortunati, sì. Siete molto fortunati, ha detto una cosa bella e giusta. Senta, lei però in che reparto lavora? Perché io insomma, sono una chi ginecologa, ci segue a casa? Sono una ginecologa e lavoro adesso un'attività prevalentemente ambulatoriale, perché essendo incinta non faccio più pronto soccorso e le guardie e il paraparto che facevo normalmente, per cui faccio un'attività ambulatoriale di mattina e pomeriggio. E, questo, sì. Senta Giulia, ma la sua preoccupazione rispetto al Covid e rispetto al fatto che suo marito invece lavora in prima linea, quanto è forte, quanto è stata forte? Ma noi ci siamo molto confrontati con i nostri colleghi, con il nostro, io in particolare col mio primario, per adesso le condizioni per continuare a lavorare mi sembra possano esserci, io lavoro con tutti i dispositivi necessari di protezione, per cui lavoriamo, e questo già dall'inizio, direi ancor più adesso, con guanti, mascherina ed occhiali. Poi in quest'ultimo periodo le dirò che sono quasi aumentate le attenzioni, per cui chiamiamo le pazienti a casa. Quindi lei dice il tipo di lavoro che lei sta facendo la fa sentire abbastanza al sicuro, non sì, particolarmente esposta, via, perché dire al sicuro in questo momento forse è troppo. Certo, però le dirò che nel senso, dispositivi di protezione ne abbiamo tanti, siamo cauti nel nostro lavoro. Chiarissimo. So e che poi quando torniamo a casa la prima cosa è svestirci, cambiarci, lavarci le mani prima di vedere i nostri figli, insomma. Abbiamo deciso di continuare a vivere insieme, questo sì, cioè di non fare isolamento, cioè di non mettere Stefano da una parte da solo praticamente. Sì. So anche che Stefano avete deciso di non nascondere niente ai bambini, probabilmente parlando un linguaggio che per loro fosse comprensibile. So che sono arrivate anche domande difficili, quelle che ci facciamo tutti, alle quali è difficilissimo dare una risposta. Ma tanto i ragazzini sono professionisti in questo, no? D'accordo, c'era un film che diceva i bambini lo sanno, non c'è cosa più vera, è verissimo questo. Nella mia esperienza di padre, la prima dell'emergenza del coronavirus, i nostri figli mi hanno sempre accompagnato in tutta la nostra vita, nel bene e nel male, nelle piccole difficoltà che ci possono essere in una famiglia normalissima come la nostra. E anzi, i bambini sono forse la nostra forza e la loro positività sicuramente è un più veramente per noi, anche nella nostra professione. La domanda delle domande che vi hanno fatto, una delle domande più difficili, perché a me ne hanno riferita qualcuna, però vi chiedo conferma,
Perché è permesso che tanta gente soffra? Che io la trovo una domanda meravigliosa. Giovanni è stato l'artefice di questa domanda. Dov'è Giovanni? Perché Giovanni for President. Perché è permesso? È quella che è la cosa bellissima. Cioè, la domanda è come mai è consentito? Cioè, facciamo un divieto. Giovanni, è tua la domanda che tu hai fatto ai tuoi genitori è perché è permesso che tante persone soffrano? Sì. Che è una roba proprio sbagliata, sei d'accordo con me? È proprio sbagliato che soffra tanta gente. Ma secondo te perché è permesso? Io questa domanda l'ho chiesta a papà e a mamma. No. E io gli ho chiesto perché Gesù ha voluto questo. E lui mi ha risposto: Gesù non ha voluto questo, però l'ha fatto passare. Cioè, voleva sapere come finiva, cioè se ce la facevamo sì o no. E secondo te ce la facciamo, Giovanni? Se uniamo le nostre forze, sì. Vabbè, io non lo so, cioè Giovanni e oltre, non so, vedo la Ghisleri, io e la Ghisleri non possiamo stare nello stesso studio, è già la seconda per fortuna volta. Lei è fuori da qui, però io la vedo, no, Giovanni è un mito, cioè, è una saggezza, una saggezza assoluta. Giovanni, quanto è grande la tua casa? È grande grande o è una casa in cui state belli vicini vicini? Una casa che stiamo belli vicini vicini. Senti, è un po' difficile in questi giorni o è bello che state tutti insieme, che tu e i tuoi fratelli non andate a scuola? No, all'inizio l'abbiamo presa male. E invece adesso comincia a piacerti un po'. Sì, cioè abbiamo trovato più giochi scatola che non usavamo mai. Vedi, abbiamo avete riscoperto un po' di cose che non usavate più. Senti, Giovanni, mi perdoni se chiudo facendo una domanda al tuo papà? Sì. Ok, grazie. Ciao. Voglio sapere da Stefano un'ultima cosa, no? Diciamo che i chirurghi in ospedale, almeno per quello che ne so io, sono considerati un po' i principi, no? Cioè, quelli che vengono guardati con quel rispetto che si deve a chi può salvare la vita, no? C'è un po' di epica intorno alla figura del chirurgo. E invece la sensazione che ho io nel raccontare le storie di questi giorni è che in ospedale si sia diventati molto uguali, cioè che tutto sia molto orizzontale, che ci si aiuti davvero uno con l'altro, infermieri, medici, operatori sanitari. Me lo conferma, verissimo, Stefano? Verissimo, guardi, questa è una cosa molto vera che abbiamo vissuto lì a Zingone, al nostro policlinico San Marco. Solo per darle un'immagine, il mio primario, io faccio il chirurgo di medio livello, cioè ho 40 anni, i chirurghi, è una carriera lunga per arrivare a dei livelli elevati. In ogni modo io faccio un buon livello di chirurgia, ma non solo io, addirittura il mio primario, che è un ottimo primario, un ottimo dottore stimato in tutta Italia, si è messo a fare le guardie il sabato e la domenica ad accogliere i pazienti che avevano il coronavirus, alle dirigenze magari dei colleghi della medicina, della terapia intensiva, magari anche più giovani del mio primario stesso. E però si lavora insieme e si affronta questa emergenza insieme. Questo vale per appunto all'interno della categoria dei dottori, ma anche, come diceva lei, effettivamente con gli infermieri, con i quali si condivide tanto la giornata lavorativa, tanto della cura reale, poi clinica, dei pazienti affetti. E anche da perché davvero state facendo tutti assistenza. Un lavoro straordinario, che non è soltanto il lavoro fisico, il lavoro diciamo di cura, ma è anche un lavoro in una condizione di emotività assolutamente particolare. Assolutamente, assolutamente. Io credo che per quanto voi siate abituati alla difficoltà, no, di curare persone in condizioni particolari, questo non è un momento qualunque, cioè il rapporto così ravvicinato con la morte e con l'emergenza credo che sia un tema anche per voi.
Stefano e Giulia, sì, complimenti per la vostra bellissima, grazie, famiglia, davvero, in bocca al lupo, buona vita. Grazie. E magari torniamo a vederci, mi farebbe piacere. Alessio, che devo andare in pubblicità, e tra l'altro c'avevo pure Sappino sospeso dopo la pubblicità. Prego, Alessio. Rapido, arriva la conferma del no ai Corona Bond dalla cancelliera tedesca Angela Merkel dopo le indiscrezioni di stampa riportate per una riunione con i gruppi parlamentari CDU. Voi non sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli Eurobond, ma ci sono altre soluzioni, ha detto, ha parlato della BEI, la Banca Europea di Investimenti, ha parlato del MES. Insomma, no Corona Bond, altri Sappino, strumenti. Sappino, che sta succedendo? Eccoci Tiziana, volevo dirti che è già la seconda autoambulanza, la prima della Croce Rossa, il secondo in realtà era un pulmino, diciamo, riconvertito a mezzo di biocontenimento della Protezione Civile, riconvertito con delle protezioni sui sedili. Sono stati fatti salire alcuni migranti, da questa mattina 18 hanno quindi lasciato l'occupazione a scopo abitativo, il Selam Palace, siamo a Roma, alla Romanina. Ricordiamo che 3 giorni fa erano solo 2 i casi conclamati di Covid, attualmente ricoverati, uno a Tor Vergata, uno allo Spallanzani. Questi 18 però, mi diceva la dottoressa, che da sempre gestisce il punto sanitario, è un'associazione di medici volontari che lavora qua dentro, sono tutti positivi e dovrebbero essere 35 alla fine i migranti, quasi tutti rifugiati politici che hanno contratto il Covid e che saranno trasferiti in strutture alberghiere. Questo è quello che ci è stato riferito. Fino a pochi minuti fa, non so se Marco Buscema te li sta già inquadrando, quelli che vedi sono medici della ASL, sì, Roma 2, si sono appena svestiti delle tute di biocontenimento. Perché sono stati erano all'interno dentro la struttura, a fare stanno le continuando visite. Stanno continuando a fare i tamponi, ancora non è stata sottoposta tutta la popolazione, ma nelle intenzioni dell'ASL della Regione c'è quella di procedere ai tamponi a questo punto a tappeto, mentre come vi abbiamo raccontato nei giorni precedenti, all'inizio erano stati attenzionati solo quelli che vivono dentro ma vicino ai due Luca, devo andare Covid in pubblicità, conclamati, ma diciamo, ti due ritrovo casi conclamati subito dopo la pubblicità, che facciamo il punto anche poi con gli altri collegamenti più avanti. Vedo Silvia Viel che vorrei restasse con noi. Andiamo in pubblicità, le vostre telefonate. Ci vediamo tra pochissimo. No.